ciao a tutti! Bentornati nel nuovo episodio gameplay insieme al sub chef. E allo chefone? Oggi giochiamo a questo gioco. Che poi la copertina l'avete visto, sapete che cosa giocheremo, perché insomma non è che non abbiamo. È un gioco, questo l'ho scelto apposta e me lo sono preso perché, a parte perché è molto figo, e questo ovviamente sono i giochi sul canale, non ce li portiamo. Ovvio. Ma beh, questo è il gioco proprio per il sub chef, sub chef, sub terra, e non poteva che essere altrimenti, per cui insomma devi essere. Tu ci sei portato, esatto, in questo gioco, capito? Come nei giochi. Quelli di esplorazione sottomarina, submarina, no? Bravo, sì. Esattamente. Subterra 2 della Inside Box, grazie agli amici di Nailor Games che grazie ci hanno mandato davvero questa copia review per fare questo gameplay. Gioco è veramente molto figo. La sua versione, diciamo, la sua prima versione del gioco, che era chiaramente uno standalone da Subterra, molto bello anche quello, sì, dove interpretavamo degli speleologi all'interno di grotte che dovevano cercare di fuggire, molto particolare. Qui invece siamo all'interno di un tempio dove dovremo trovare un oggetto, un artefatto antico, mentre esploriamo questo tempio, sta all'interno di un vulcano attivo che lentamente potrebbe arrivare all'eruzione. Per cui andremo a scoprire il gioco in dettaglio, vedete questo gameplay molto particolare, chiaramente è un'esplorazione totale, per cui andremo a girare e a scoprire le nostre tessere. E chiaramente ci saranno cose che ci intralceranno in maniera piuttosto decisamente preponderante, che possano essere trappole, che possa essere la lava che zampilla da qualche parte, guardiani, che possano essere i guardiani del tempio. Dovremo cercare di sopravvivere, recuperare l'artefatto ed uscire ovviamente dal tempio sani e salvi, ma tutto questo lo faremo chiaramente dopo la sigla. Tornati col sub e sub terra, partiremo immediatamente con il gameplay e vi spiegheremo mano a mano quello che succede. Esatto. Vi spiego solo un po' le azioni. Giochiamo con quattro personaggi, in questo caso quando si gioca in due giocatori si giocano con quattro personaggi. Ve li facciamo vedere in dettaglio e poi vi faremo vedere altre cosettine. Io giocherò con l'archeologa, the archaeologist, tipo Tomb Raider, una tipa di una specie di Lara Croft, Lara Croft mischiata con Indiana Jones. Ha un'abilità molto particolare, ma la scoprirete durante il gameplay. C'ha 5 ferite. Sì. Vi ricordo che in questo gioco non si può morire. Accontenteremo quei giocatori a cui non piace praticamente la player elimination. Semplicemente andremo KO e strisceremo di una casella. Di una casella sul tempio finché qualcuno non viene la cepia per orecchio e ci tira su cercando di salvarci la vita. Giocherò anche con il The Sapper, altro personaggio veramente particolare. È il bombarolo, è quello che lancia le granate e si apre delle vie di fuga, sì, o apre attraverso praticamente il nostro tempio delle vie facendo esplodere le pareti dove non c'è un passaggio. Molto molto intrigante, molto buono. Poi il sub chef gioca con il prete, chiaramente un healer ci voleva perché per forza sarebbe stato impossibile giocare senza qualcuno che cura. Poi assomiglia anche un po' a O chef, in effetti, pelato con barbone, c'è la barba un po' più lunga però piano insomma, piano arriverai così, piano piano arriverò così. E poi c'è il ladro, ragazzi, il rogue, molto figo. Il ladro molto figo, uno ha 5 vite, l'altro ce n'ha 3, però sì, più o meno diciamo siamo tutti intorno all'ordine delle 5 vite, 3 vite solo lui, dei personaggi. Chiaramente più la vita è bassa, più l'abilità del personaggio è abbastanza ignorante. Tipo il rogue ignora tutte le trappole che troveremo all'interno del gioco, per cui si muoverà e cerca di fare cose intriganti. Detto questo, durante il gioco, ovviamente nel nostro turno, ogni giocatore avrà la possibilità di fare due azioni. Esatto. Fatte queste due azioni, qui abbiamo il counter delle azioni, ma anche il segnalino primo giocatore, il segnalino anzi sarebbe il capo esploratore, ve lo faccio vedere. Una volta che abbiamo fatto le nostre due azioni, e ce ne abbiamo diverse a disposizione, fra cui scegliere, per cui ve le dico un attimino, vi faccio vedere anche la carta, rivelare, nel senso, guardiamo una stanza adiacente che non abbiamo ancora rivelato, esatto, e famo che c'è stata là e la riveliamo semplicemente. Muovere, ovviamente possiamo muovere il nostro personaggio di una casella.
esplorare è figo. Perché ti muovi. Però è anche ignorante, perché praticamente tiri fuori dal sacchettino una stanza, la metti, la piazzi ovviamente dove vuoi e poi ci devi entrare dentro. Per cui è una specie di rivelazione, di rivelare con la mossa integrata. Chiaramente che succede? Che se tu riveli e poi passi e vai direttamente sulla testa, quello che poi ci sta sulla testa sono affaracci tuoi. Esatto. Te la devi rischiare. Però siccome i turni non sono tanti, invece le caselle sono 30, dobbiamo piottare perché il vulcano è arrivato a 21, partiamo da 21, quando arriva a 0 si incomincia a borbottare. A borbottare potrebbe esplodere in qualsiasi momento e ci potrebbe far perdere la partita. Possiamo curarci noi di uno o curare un altro personaggio, handle item, ovvero prendere un oggetto, e gli oggetti che dobbiamo prendere sono le tre chiavi che ci servono per entrare dentro la stanza. Come vedete, dove è contenuto questo artefatto che contiene lo spirito del, diciamo così, del vulcano, di un antico guardiano del vulcano molto potente, che tra l'altro nell'espansione, nell'ultima espansione, c'è tutta la parte prequel al gioco dove andremo a giocare, quando i 5 avventurieri si sono addentrati all'interno ovviamente del tempio per portare l'artefatto esattamente lì dove si trova. Molto figa questa cosa. Dovremmo fare pure quello. Dovremmo provare a fare anche quello. Attacchi i nemici, ovvero i guardiani. Come è possibile? Semplicemente tiriamo il nostro dado col 2 se becchiamo una zaccagnata. Col 4, il 5 e il 6, noi lo sconfiggiamo e lo togliamo ovviamente dalla plancia, ma ritorneranno spesso a rompere le palle, sappiatelo. Con due azioni invece, per cui sprechiamo entrambe le azioni per fare una corsa, ovvero corriamo di tre, perché fa comodo a volte. Certo. Possiamo anche scavare, perché in talune occasioni alcune tessere hanno il crollo. Il crollo ci impedisce di passare, possiamo scavare ovviamente per tentare di togliere il crollo e a quel punto passare oltre. Esatto. Considerando che poi, giusto, dopo tutta questa cosa, possiamo eventualmente fare in qualsiasi turno, questo ve lo dico, l'exert, cioè ovviamente facciamo uno sforzo, ma non al bagno, però, No al bagno, ci togliamo un punto vita, ma possiamo fare un'azione aggiuntiva, e questa è l'ultima cosa. Ora, perché il discorso dello sforzo, possiamo fare solo una volta per turno. Okay. Dopodiché, quando è il nostro turno, tireremo la Zardai, che sarebbe questo. Dado brutto. Perché questo dado, in realtà, qualsiasi cosa che tiri è una rogna. Per cui non dicendo, sai, tiri, potrebbe capitare tutto. No, qualsiasi cosa che tiri ti potrebbe fare ferite, più di una ferita, potrebbe attivare i mostri, potrebbe far arrivare i guardiani, li potrebbe attivare. Insomma, il tiro del dado è sempre molto pericoloso. Il che ci porta anche al fatto che nel momento stesso in cui troviamo e prendiamo l'artefatto, automaticamente scatta la maledizione, ovvero si gira il nostro giocatore, il nostro primo giocatore, e attiviamo questa maledizione, che ve lo faccio vedere anche in dettaglio. A quel punto i dadi se ne tireranno due, la lava avanzerà più velocemente, il vulcano borbotterà e arriverà l'eruzione più velocemente, insomma tutta una serie di cose brutte. Eventi catastrofici, insomma. Sappiatelo, il gioco è molto difficile da vincere. Ma noi ce la metteremo tutta. Partiamo immediatamente, perché abbiamo spiegato a sommi capi, poi tutto il resto lo vedrete durante il gameplay. Esatto. Se no vi tiriamo con le chiacchiere, una specie chef di tutorial. Sapete che i tutorial non è che mi fanno proprio impazzire. Inizia l'archeologa. Esatto. L'archeologa ha due azioni a disposizione. Una sua abilità di base, che in realtà non devo nemmeno spendere nulla, ce l'ho proprio di base, è che ogni volta che pesco una tessera, per cui chiaramente se utilizzo il rivelare o utilizzo l'esplora, ne prendo due dal sacchetto, le scelgo una e l'altra la posso riportare dentro al sacchetto. Non è male. Ok. E poi ho l'abilità Adventurer, che se nel mio turno posso spendere un cuore praticamente per rurlare un dado. Anche questa non è male. Non è male. Io intanto qui sono uscite un po' le teste che stanno qui dentro al sacchettino di subterra. Eccolo qua. Sono 30. Un pelino più grosso. Era perfetto. Il gioco è fighissimo. Poi con le miniature. Un pelino. Le miniature non sono comprese nel gioco, sono una donna. Ma ci vuole per forza, sì, perché con i meeple di legno ci faccio il brodo, ce li uso come dado da brodo. Allora, lei, l'archeologa, a questo punto, che si trova esattamente qua, decide o di esplorare. Che faccio? Esploro, inizio a esplorare avanti o inizio a muovermi?
Tu il fatto che puoi scegliere, per me potresti esplorare col facciamo fatto così scegliere. Allora mi muovo, cioè, mi sposto, mi muovo esattamente solo, okay. Qua è un'azione. Con la prima azione, con la seconda azione vado a fare l'esplorazione, per cui prendo due tessere, ok, giusto, sì, e le andiamo e a vedere una. Le tessere, queste sono la parte del vulcano, non succede niente, andiamo a vedere qual è. Ah, per cui eccola qua. La prima tessera è un incrocio, ma c'è il crollo. Okay. La seconda tessera è un brutto. È un brutto, cioè andiamo a posizionare questo che poi detto chiude proprio la stanza e arriva subito un guardiano che ci va posizionato sopra. I guardiani si attivano tutti due volte alla fine di ogni turno di tutti i giocatori. Esatto. Ed è veramente una cosa bruttissima. Per cui dire che mi rimetto dentro questa. Meglio, anche perché sennò sarebbe entrato un gioco, no? Sarebbe entrato un gioco. Appunto. E ovviamente vado a mettere questo qua che è l'incrocio. Ma l'incrocio, chiaramente, c'è sta il crollo che va messo immediatamente. Quindi tu non puoi entrare più. Per cui non mi posso comunque muovere, non posso entrare. E rimani qua fermo. E rimango là fermo. Ok, e adesso tiro il dado. Che questo va tirato da ogni giocatore. Ogni giocatore. Ecco. E si attiva il vulcano. Praticamente se ci fossero delle tessere con l'icona della fiamma, cioè della lava che zampilla, tutti i giocatori che si trovano dove c'è l'icona ovviamente della fiamma che zampilla si becca una ferita, così. In questo caso è per divertimento. Andiamo a giocare con il Zapper. Il Zapper, che sarebbe il bombarolo, potrebbe fare una cosa simile. O potrebbe anche muoversi, fare un exert e togliere il dig, facciamo così. Oh. Per cui mi muovo con un'azione, seconda azione mi prendo una ferita, perché quello va, cioè tutto. Non è seconda azione, ma mi prendo una ferita per fare un'azione aggiuntiva. Esatto. Per quelle due azioni, con le mie due azioni togli quello, scavo e tolgo l'impedimento. Okay. Così poi eventualmente, però potrebbero ritornare con un tiro del dado, se nell'eventualità, esatto, ve lo diciamo subito così capite, ritorna il dado col simbolo crollo, si tira, e se esce il 2 ritorna fuori, ricrolla tutto e chi c'è sotto, e chi c'è sotto si becca 5 ferite, quindi praticamente se non secchi tutti praticamente ridotto una bestia, come, esatto, si dice. Ok, perché io ho fatto anche con il Zapper, okay, tiro il dado per me, niente, continua a zampillare la lava, ma lissio. Non qua perché non c'è niente che zampilla, direi lissio. Sta a te. Allora io vado con il prete. Dove vai? Non so, vado in giro. Allora, io il prete ce l'ho qua. Io questa volta faccio rivela, quindi guardo solo. Bravo, così, okay, facciamo vedere un po' tutto. Esatto. No? Ci piace, rivela. Semplicemente guarda una stanza adiacente, esatto, nel caso di un incrocio potrebbero essere tre addirittura, per cui... Provo ma questa. Ne guarda una. Provo questa qua. E l'hai trovato? Che la culo! Madonna! Allora, basta che occhio il prete! Cioè, praticamente il prete si affaccia e fa, ma che c'è qua? Ma che c'è la chiave? C'è sta la chiave, una delle chiavi... Assurdo, davanti! Una delle chiavi che dobbiamo prendere. Ammazza, è bucio. Sì, veramente, veramente scandalosa sta cosa. Ok. Cioè, l'ultima partita praticamente abbiamo trovato le tre chiavi in culonia. Però vabbè. Un'azione fatta, vabbè, giusto? Ma è sub chef, ragazzi. Se no non c'erebbe il culo. Sto gioco l'ho fatto io, sub, quindi decidere io dove mettere le chiavi. È il gioco per te questo. Un'azione fatta, due mi muovo. Ok. Che faccio? Faccio l'exert o io la faccio più a lui? Ma io c'è tre ferite, tu ce ne hai cinque. No, ce ne ho cinque. Oddio, tra altre cose, ogni giocatore, ogni personaggio può portare un solo oggetto, esatto, per cui può portare solo la chiave, fondamentalmente, esatto, ok? Per cui niente, dai, no, io l'exert non te lo farei no, fa. Assolutamente no. No, meglio di no. Quindi, devi tirare il dado, per vedere che succede, ma in realtà... C'ho avuto culo qua, ma magari qua no. No. E niente, il vulcano continua a borbottare la lava che non c'è in questo momento. Il rog, ok. Allora... Rog muove di due con azione, ricorda. Però in questo caso ti danno più la chiave. No, Allora fai prendere la rog? Oppure vado a esplorare intanto. Ma sì. Allora, mi muovo di due, però arriverei qua giù in pratica. Eh sì, poi puoi muovere fino a due, non ok, è... no, allora faccio così. Però... Mi muovo di uno e stavolta faccio con la seconda azione esplora. Ah, perché lui le trappole non se le becca eventualmente. Lui ignorando le trappole, se trova una trappola chiaramente... Però se trova un guardiano ce le prende. Se trova un guardiano le prende, sì. Mo, se c'ho ancora un po' di fortuna... Gira, eccolo. Eccola qua, e ha beccato proprio la trappola. Poi decide dove metterla. In realtà la potresti mettere così o la potresti mettere così. Tendenzialmente... la stanza finale si attiva solo ed esclusivamente dopo che abbiamo esplorato tutte le 30 tessere, non prima. Cioè possiamo avere le tre chiavi, ma fino a che non abbiamo esplorato tutto il tempio
non si attiva chiaramente la stanza finale. Ok. E questo che significa? Che bisogna crearci un passaggio o comunque un percorso all'interno del tempio che sia agibile poi a... alla fuga. Alla fuga, esatto. Nel caso in cui poi prendiamo l'artefatto. Certo. Per cui decidi tu come piazzare. Dal momento che questa poi colpirebbe a uno di distanza, sì, a me non mi fa però niente. Qui, come vedi, non succede niente. Ah, no, perché c'è il muro, pure c'è ragione. A te non ti fa niente. Però qui poi è chiuso. Lì però è tutto chiuso. Allora proviamo a fare così? Volendo. Che dici? Sì, volendo. E io sono entrato, giusto? Eh sì. Quindi ho fatto uno e uno. In questo caso è una trappola dardo. Le trappole dardo non si attivano... Quando entri. Si attivano solo quando con il dado esce il segno del pericolo, che praticamente attiva tutte le trappole in gioco. Sia dardo che... come si chiamano? Sia dardo che le spike. Le spike, sì. I spuntoni. I spuntoni. Quindi faccio due azioni così. Non faccio altro. Non anche perché altro. Lui ha solo tre di vita. Non ok. Me lo terrei. E tiro il dado e niente, continua a borbottare sta lava in giro, ma non c'è borbotta. Per fortuna. Ok, adesso che succede? In questa fase finale tutti quanti abbiamo fatto il giro, si attiverebbero due volte tutti i guardiani che sono in gioco. Fortunatamente non sono arrivati, perché è uscito sempre questo, perché è uscito sempre questo. Mazza. Con quest'icona qua avremmo posizionato guardiani in gioco. Con questa icona qua si sarebbero attivati durante l'arco del gioco, poi comunque si attivano due volte alla fine. Dopodiché si sposta il vulcano. Noi da 21 perché stavamo giocando in 4 giocatori a livello normale, si parte da 21. E va a 20. Ok. Ok? E si riparte e dall'archeologo. L'archeologa che a questo punto ha le sue due azioni, muovo con un'azione e con la seconda esploro, quindi tiro fuori due tessere, tu vuoi dove andare. Una e due, ne prendiamo una da mezzo e una da fondo, e l'ho trovato esattamente, ecco qua, la lava, e l'ho trovato un altro blocco. Ora, la lava non è male, perché potrei anche posizionare questa e continuare nel labirinto, o anche fare così. Esatto. E poi entrare, oppure fare così e continuare ad esplorare. Certo. Anche così, l'importante è che non andiamo oltre il limite praticamente del esatto. tempio, che è questo qua, esatto. Quindi non possiamo spostarci né fuori né sopra. Io la metterei pure qua, Angeli. Lo vogliamo mettere così? Perché così abbiamo più via di più fuga. Giro. E chiaramente mi sposto qua perché ho fatto l'esplorazione, per cui ci devo andare. Hai fatto questa, due azioni, giusto? E questa ce la rimettiamo dentro da qualche parte. Due azioni. Ok. E ho fatto le mie due azioni, mo tiro il dado e se viene la fiamma stavolta, eccola. Però tu c'hai quell'abilità. Eccola. La fiamma praticamente farebbe un danno a tutti quelli che sono sopra la fiamma in questo momento, che la lava borbottava. O sono uscite sei fiamme di fila. Questa cosa è preoccupante. Cinque fiamme di fila. Questa cosa è preoccupante. Però io ho avventuriera, nel senso, vedo lo schizzo di lava e faccio what a, mi prendo una ferita per rerollare il dado. In realtà la ferita me la prendere comunque. Per cui io forse questa la utilizzerei magari, che so, se mi arriva lo spike tre danni. Ah ok, dici... prende una ferita per ritirarlo che mi fa una ferita, sì, perché ma cambia poco. Se poi riesce questo ne viene un'altra. Certo, per cui niente, mi prendo semplicemente la ferita, da lava, da ustione, ok? Tocca al zapper. Che sta qua. Il zapper potrebbe scendere ulteriormente. Esatto. Per cui muovo di uno, però il zapper fa rivela. Ok, è guardingo, è cauto. E aia. Trova un altro, però un bel incrocio con la lava. Però semplicemente rimane là e tira il dado, perché ha fatto le sue azioni. Esatto, perché mo se esce qua... Se esce la lava un'altra volta, no, esce il crollo. Attenzione ragazzi, attenzione. Esce il crollo. Mo non devi uscire due, Angeli. Tiro il dado, se esce due praticamente il zapper fa... Ah, cazzo, che bello. 6, meno male, non succede niente, non crolla. È crollato da un'altra parte. Ok, ma state. Ok, il mio prete, prima azione, e si acchiappa questa. E piglia la chiave. E se la mette in saccoccia. E mi pare giusto. E poi a questo punto si muove. Direi. E torna indietro di uno, che può fare? È tutto chiuso. Dovremmo esplorare, tanto dovremmo scendere a sto punto. Quello sta lì. Tira il dado. Il dadozzo, e deve sperare che non esce questo a sto punto. Ok, eccolo qua, primo guardiano. I guardiani vengono posizionati
diciamo nello slot ovviamente adibito allo spawn del guardiano più vicino al giocatore attivo. Al giocatore in questo caso abbiamo, in questo caso poi decidere qua di qua. Qua c'è montanti, perché poi dopo siccome va allora, verso sempre il giocatore più vicino e in caso di parità va verso il... Certo, è anche vero che tu puoi colpire, ma anche io posso colpire a distanza perché tu gli tiri le bombe e c'hai io tu c'hai anche l'abilità tua la che fai il, oh, guarda, lo metto là allora, purify. Ok. Tocca a Rog che sta qua. Esploro perché lui può, no? Ecco, Rog se fa exploration, che dici? Sì, potresti farlo anche due volte. E vediamo. È doppia esplorazione. Esploro, che lui evita le trappole. Esplora. Che ho trovato? Dai, ha trovato un'altra trappola. Giustamente, Rog trova solo trappole. Il problema è che fai, la metti così e vai a chiudere qua e continui il percorso. Lo metto però così. Se fai così te la chiudi tutta. Io la metto no, per così. Forza così. Allora, l'importante è che uno dei lati combaci esattamente con la testa dove stavate. Ovvio. Se poi qua si crea, diciamo, un muro. Un muro, lo so. Però c'è sempre lui che potrebbe farlo esplodere, come in questo caso, creare l'apertura attraverso il muro, perché è la sua abilità. A sto punto faccio un altro explore. Ok, Rogue. Rogue trova solo trappole. Come viaggiare? sì, trappole trovate. Sì. Prendo questa qua giù. Questa è un'altra chiave. Ah, e hai trovato esattamente una demolizione. Cioè hai trovato praticamente un'interruzione. E non ci posso, no. Per cui non ci puoi andare e sei costretto a fermarti. Exert le toglie. No, ma aspettiamo. E tanto potresti comunque fare il dig. Fiamma, per cui si attivano tutte le fiamme che sono è all'interno brutta. E io, l'archeologo, stava là, ha visto a Zappellà e ha pensato: chi è sto stronzo che ha tirato? Chi è che attiva queste fiamme? E si becca un'altra ferita, molto male. Iniziamo proprio così. Finito il turno. Ah, è finito il turno, per cui prima loro si attiva di due volte. Per cui Zac, uno e qui due. Non può andare, non può perché andare, chiuso, per va verso il prete. Ok. Vade retro, no? Ovviamente. Nel turno del giocatore si attiva veramente verso il giocatore attivo, in questo caso verso il giocatore più vicino. Esatto. E va verso il prete. Però non succede altro. E il vulcano sale e va a 19. Taccate. Fine. Si riparte. L'archeologa. Magari se toglie dalla lava. L'archeologa si toglie dalla lava perché ha visto che. E faccio un. Faccio un reveal stavolta. Facciamo. Però ne giro sempre due. Giusto. Giusto. Oddio, ne tirate troppe. Ne tirate tre. Io ho provato. Brutte queste però. Una roba precipitata, perché troviamo proprio un crollo. Un crollo. Un altro amichetto. Un punto di spawn delle guardie. Brutto. Io andrei di crollo. Pure io, perché le guardie poi è brutto arrivare. Questo poi dopo lo rimettiamo, lo rimischieremo. Hai fatto solo reveal. Però, siccome c'è il crollo... Devi fare dig per toglierlo, no? No, si fa due azioni, giusto? Però con due azioni devo fare il dig e non ho la possibilità. Brutto. Per cui con azione mi curo. Nel dubbio. Lo faccio... e mi curo, mi tolgo una ferita. Nel e dubbio. Rimango là, nel dubbio, mi aspetta, curo. No. Attenzione. Si attivano tutte le trappole in gioco. Ora... Chiaramente i mostri non prendono danni perché ovviamente l'hanno messo loro. Però se crolla questo sì, attenzione. Se crolla quello sì, o anche la lava anche stessa. La lava, solo in caso di trappole o lava qui non prendono danni. In questo caso si attiverebbe questa, si attiverebbe pure questa e farebbe un danno a tutti quelli nella stessa casella o a distanza. Cioè, insomma farebbe due danni in teoria. Esattamente, lui se non era il rogue esatto. Si attivava un danno e un danno, ma siccome il rogue ignora qualsiasi tipo di trappole, sta là, vede a passare i dardi, così li schiva e fa il bello. Tipo Matrix. Tipo Matrix, ha schivato un danno, ha fatto così. Ok. Meno male. E sta il zapper. Il zapper vorrebbe a questo punto andare a scavare, perché o vorrebbe andare a togliere il dig. No, io il zapper muovo. E poi mi tolgo ovviamente dalla lava e faccio un'esplorazione. Buono. Vediamo. Io e questa è brutta. Questa è brutta perché c'è troia della trappola. Perché ci sei andato sopra proprio. Perché c'è la trappola con lo spike. Per cui lui chiaramente non sapeva. Ce li vada per forza. Questa si attiva, ragazzi. E non è detto. Ma perché la goofy, porco? No, perché le spike si attivano appena entri. Sì, ma devo tirare il dado. Ah, ok. C'è ragione. Me la vuoi già, cioè, mi vuoi già fare gli anni così. Perché io so che sta. Allora, arrivo, praticamente lui si sente, fa clank e dice: oddio,
cosa sarà? Sicuramente una trappola. Vedevo se riesco a schivarla. Al 4 e 5 6 la schivo. Lo sapevo io. Il, i spuntoli lo trapassano praticamente da ovunque, praticamente è un colabrodo. E il nostro amico Sapper si più ben 3 danni. Capito? 1, 2, 3 e va a 4, per cui praticamente gli manca una ferita per andare a KO. Brutta quella. Adesso vi faccio la brutalità di questo gioco. Io ho fatto le mie azioni. Perché ti sei mosso e hai... Ok. Tiro il dado. Se riesce un'altra volta questa, sarei attiva un'altra volta. No, però purtroppo si muove il quattiano. Si attiva il guardiano. Anzi, si attivano tutti i guardiani. In questo caso c'è solo quello e si muove verso il giustamente è la strada più breve. Ok. Semplicemente ti arriva addosso, il che significa che mi costringe a combattere. I guardiani funzionano così: o si attivano e si muovono o attaccano, per cui diciamo la loro attivazione è movimento, attacco, scavano perché devono passare attraverso le macerie. Ok? Estate. Estate. È il prete. Allora, il prete potresti anche menarlo, cioè te potresti ci proviamo, anche rischiare... ci proviamo, perché potrei anche fare purifi, però mi consumerei 3 e lo secco subito. Il menare, cioè tu lo meni col, cioè il bastone, che c'è il allora, il purifi dovrebbe stare su un'altra tessera, non su quella mia. Non puoi purificare sulla tua. Però gli proviamo a dare una bastonata. Tira qua e ecco. E stavolta il sub chef che non colpisce. Ho lisciato come... E l'azione d'attacco l'hai fatta. Puoi ripetere l'azione d'attacco o attenzione, possibile anche fuggire. Esatto. Fuggire, però vi prendete un attacco di opportunità e un danno per ogni mostro presente su quella casella. In questo caso scappi, fatti più in danno. No, allora io ti provo a menà. Continua a menà. Eccolo. Due. Prima praticamente gli ha fatto... Stavolta gli ha fatto... Esatto. Però il mostro l'ha guardato al prete e gli ha detto apre. Ok. Però adesso così. Saranno dolori per lui dopo. Perché mo un bel ceffone. Perché mo dopo piglio un bel ceffone. Mi pigli due dei ceffoni. Ma io due volte. Quindi dovrei andare con Rog lì a spaccare il muso. E mostra a Rog. Che vuoi fare con Rog? Scavi e te oppure vai a cercare... D'aiuto a lui. Dovrei muovermi una volta... Un'altra azione per muove, poi un altro set per me. No, vabbè. Prete, vedi da solo. Prete, prega il tuo dio che io penso a me. No? Bravo, esatto. Ok, quindi scavi? Scavo. Per cui due azioni per scavare, togliamo ovviamente le macerie e i detriti. Io Xert, quello che ha 3 vita, non me la rischierei mai. Bravo, infatti la penso anch'io così. E lascio tirare il dado perché... Aspetta, prima l'ho tirato con lui però, Non l'hai motivato. Ah, non l'hai tirato, allora perché mo potrebbe pure spaccarmi... Porca miseria, è vero. Attenzione, attenzione. No, vabbè. Che ha fatto? Si attivano tutte le trappole. Ecco, questo me la ricordavo. Lui tranquillo, beato. Bravo, rifà Matrix, rifà Neo. Lui praticamente dice, vabbè, la trappola l'ho attivata prima, sono mezzo moribondo. Mica si riattiverà la trappola un'altra volta. Su, si è rialzata la trappola e... È secco. Io penso che ne stia tirando giù di tutti i colori, per cui... Ma chi è quello stronzo? Il prete da lontano ha sentito delle bestemmie in lontananza e ha detto, che è successo? Che è successo? Poi subito così, capito? Semplicemente il Zapper è stato atterrato, hanno riattivato la trappola. Già miseria. Comunque, cioè, volevo dire... Okay. Lui ha scavato, quindi deve ritirare il dado. Ok, si riattivano tutte le trappole, però questo lui morto, stramorto, lui, ovviamente non potendo morire, sta là e rivede i spuntoni che risalgono e fa, adesso mi freghi perché già sono morto. Madonna, davvero. Ok. Adesso si attivano due volte tutti i guardiani, per cui lui si attiva due volte, per cui ovviamente è sulla casella con lui, per cui... Scorza, ecco, spadata, te metti. Doppia scorza e due ferite. Dopodiché non riesce a guardare, il vulcano sale e va a 18. Così. Non so se avete capito l'antifona, qui le cose sono molto brutte. Allora, si riparte ovviamente dall'archeologa. L'archeologa, anche lei ha sentito le bestemmie in lontananza. Per cui... ha capito che c'è un problema. Non ci arrivo, capito qual è il problema. Solo con l'exerta, ma poi arrivi qua. E devi oltretutto anche tentarla di schivare quel trappolozzo. Potrei fare uno, due, no, e sì, poi finisco sopra la trappola. Per cui o
a sto punto scavo e poi dopo eventualmente provo a fare un exert e mi sposto e mi avvicino per evitare, sì, io direi così, con due azioni scavo, sì, togliamo, con un'azione faccio un exert, per cui praticamente mi piglio una muovi. Fatica e mi muovo qua. Così se adesso tiro il dado e viene 6 con arrimuole pure lei. Sarebbe, vi ricordo, sarebbe il top, che già si vince riportando chiaramente l'artefatto al di fuori del tempo. Ovvio. E si può vincere in modi diversi, nel senso, se riusciamo a uscire tutti e quattro vivi, abbiamo fatto la vittoria, leggendaria con tre personaggi, vittoria d'oro, vittoria d'argento con due, vittoria di bronzo con un solo personaggio. Se ovviamente non riusciamo perché la lava prende il sopravvento, per cui l'artefatto non viene mai in gioco, o nell'eventualità che tutti e quattro personaggi si trovano KO gli stessi, automaticamente abbiamo perso. Abbiamo perso, ovvio. Tira il dado la nostra archeologa e attiva di nuovo tutte le trappole, che questo però va bene. Sta morto, vabbè. Questo continua lì a... tipo Prince of Persia, te lo ricordi? Sì, sì. Okay. Benissimo. Quello lui, ovviamente, l'unica cosa che può fare è fare crawling, per cui striscia. Però ovviamente deve tornare indietro, esatto. E torna indietro, se strisciare uno. Mo tira e esce le ava, così la sarebbe per top. Attenzione, si attivano tutti i vostri in gioco. Un'altra cui, saccagnata. Un'altra saccagnata al prete, perché chiaramente sta lì. Ragazzi, assurdo. Io ve l'ho detto, questo gioco assurdo. È, il gioco è una figata, perché assurdo. È veramente proprio un americanone di quelli, cioè, dove veramente capita di tutto, cioè, è figo per un po' quello. La Dungeon Quest, ci sì, in un certo senso sì, cioè, in certo senso sì, gli assomiglia, come si dice a Perugia, sì. Però non è chiaramente le sfighe del sonno, non è proprio, diciamo, maledetto come Dungeon Quest, perché lì veramente muori dopo la prima stanza e vi assicuro che ne so qualcosa. Cosa, esatto. E questo però muori comunque, nel senso, non muori definitivamente, però succedono belle sfide. Però le cose che succedono sono veramente brutali. Ok, sta al prete. Allora, il prete vorrebbe spaccare il muso a quello, no? Se poi tu... No, te vorrei curare, ma questo come continua a stare? No, vabbè, io proverò a far revive, cioè revive, provo a fare la cura a lui, almeno lo riporto in piedi, che semmai tu lo puoi curare tre, però... Se sta in piedi sì, tre, se no te uno. Io però questo me lo devo togliere. Senti, ma vogliamo usare il tuo tiradadi o no? Tiriamo qua da sopra? Dai, prendi il tiradadi dello chef, tiradadi dello chef, questo. Eccolo qua, vi ricordo. Perché magari è fortunato, no? Chiaramente vi ricordo due cose fondamentali. Il gioco lo trovate dal nostro... Sub Christian, Sub Christian, che c'ha Sub Terra 2, lo trovate ovviamente con lo sconto Chef 10, ovvio, perché gliel'ho fatto prendere per forza. Questa collaborazione è efficace proprio per questo, perché tutti i giochi che io porto sul canale, o comunque la maggior parte, quelli, esatto, quelli introvabili, non è possibile, però questo gliel'ho fatto prendere perché per me è veramente una ficata di gioco, e lo trovate da lui perché ha sposato questo progetto insieme a me di portare titoli esteri. In questo momento lui è il negozio in assoluto più fornito, vero, il negozio in assoluto che il maggiormente può trovarvi qualsiasi titolo estero che voi desideriate, insomma, esatto, basta che lo contattate, lui è vero. Tra l'altro ha aperto anche un canale WhatsApp fatto apposta, dove qualsiasi titolo estero che voi chiedete, lui vi risponde immediatamente se può reperirlo o meno. Può reperirlo oppure no. E in è quanto vero. Tempo ve lo può reperire. Per cui per gli amici che amano i giochi, che non hanno problemi con la lingua inglese e cercano giochi particolari, sappiate che questo servizio Christian lo fa ormai da tempo, grazie anche al canale che porta tanti giochi di questo genere. E adesso arriveranno anche i gadgettini, e questa è una piccola parentesi, i gadgettini dello chef. Magari per Natale, se vi va di fare un regalino, un pensierino, regalarvi un lanciadadi, chiaramente questo è col logo vecchio, lo faremo col logo nuovo, la tazza, la t-shirt, il bicchiere da birra o qualsiasi altra cosa, ci saranno 4-5 gadgets molto carini, li troverete ovviamente dal nostro Christian. E poi appena avrò tutta la lista con tutte le immagini e tutto quanto, ve lo farò vedere. Allora, che dici? Così chiudiamo la parentesi e continuiamo con il gioco. Io devo picchiare come ci fosse domani. 3, non l'hai picchiato. Niente, perché non gira sto coso? E ti lancio, tirano, c'è il lanciadari. 2, tutte le sue due azioni sprecate, praticamente il prete, cioè, continua. O faccio un upsert per menaglie, ma continua a schiaffeggiare il guardiano. Che questo qua poi mi fa 2 danni e poi vai capo pure terra. Te, rischiamo la sconfitta. Vabbè, no, perché ancora ci sono due personaggi attivi, per cui che dici? Che faccio, un exert per provare ancora a menare? Cioè te pina ferita per poi rischiare, che tanto comunque ti butta giù a terra comunque, perché potresti rischiare. Perché sennò questo deve tornare a terra. Rischia. Prova a rischiare.
faccio uno sforzo. Tanto ci ammazza comunque. Faccio lo sforzo immane per menaglie. Sforzo immane per menaglie. E ma non gira per... ma cazzo, tira lo vedi come vabbè. Si fa due niente niente, ti sei preso una ferita e dopo me mena. Allora capisco che è un prete, è pacifista, però sai, ti capita un guardiano grosso e brutto cattivo dei 2 metri e mezzo, diciamo che... cioè il minimo che puoi fare è cercare di ammazzarlo, non è che tu devi dire, cioè sta lì guarda guardiano che... guarda guardiano ok, non è possibile. E il prete il prossimo turno è morto, ma devi tirare il dado. E c'è un crollo, attenzione, te, usa questo e tira per il crollo, l'immortacci tua, ed è chi ti ha invitato a fare il gameplay, poteva uscire prima, okay. Praticamente è uscito il 6, il 6 sta prima. Qua, che succede? L'immortacci tua 2 volte, arriva un crollo, il crollo arriva esattamente qua dove c'è il 6, boom! Chiaramente, ovviamente, crolla tutto e l'archeologa che stava sotto ha fatto ma porco! Ma... dopo aver sentito le bestemmie da parte del sapper che chiaramente con le trappole, anche lei è schiacciata sotto macigni molto pesanti, perché oddio. Il super chef quando deve tirare sti cazzo di 6 tira 1 e 2 e quando deve tirare 1 e 2 tira i 6, ecco tutto qui, sto solo, a piangere, solo sta cosa, capito? È assurdo, già per cui cioè i miei 11 2 sono tutti 2 K. E adesso se come cazzo faccio a ritirarmi su? Poi il rock crawli e vai. Si crawli, ma devi venire a tirare su perché sennò qui ci perdi. E poi quel che è bello che adesso va campo pure quello. Assurdo. Io credo che questa partita ma non la racconteremo. Non credo proprio. Penso che non riusciremo a finirla, ragazzi. Tocca Rog. E mo devi tornare indietro perché come cazzo da fare mamma di turchi, siamo praticamente morti e abbiamo manco cominciato il gameplay. Allora mi muovo 1-2 sì. se io mi muovo qui poi devo fare il coso di opportunità, no? Ferita. Mi sono mosso qua, sì. Giusto? Salto perché sono rogue, no? Se sì. Può fare, giusto, no? È giusto. No, ma non si può saltare. Non puoi saltare, però te lo faccio fare come effetto speciale. Okay. Allora, mi muovo. Ok. Arrivo qua, provo a menaglia a sto punto. Ma già hai fatto questa seconda azione del movimento. 1-2 e sto qua. Eri qua, sì. 1-2. Con questa seconda azione del movimento. Per cui o te fai l'exert, ma... non so se fare exert e menaglie o provo a scappare. Ma venire a curare gli altri no, eh? Però mi fa... Te prendi in danno. Non danno, eh? Lo so, però se qualcuno non ci viene a curare, questo va giù adesso, Vai. E mi viene un danno in automatico perché questo mi dà una zaccagnata a me. Mo' che faccio? L'exert? No, perché te dà una zaccagnata a te? Adesso quando si attiva, certo, no. Te ne dà 2. A lui, no. Alla fine, se adesso. Se sto qua e mi fa l'attacco di ti fa l'attacco l'opportunità. Eccolo, giusto. Sì, sì. Io basta, mi sono mosso 2 volte e sto qua. Per cui è finito. E devo tirare il dado. Vabbè, non può succedere niente di male, perché tutto quello che poteva essere succedere male è già successo. Sì, invece può succedere che mo' mi atterra e poi mi viene... Vabbè, al limite si muove. Ecco. Allora... No, vabbè, ragazzi. Perde in gameplay così. Allora, una zaccagnata. Che succede? E questo si prende una zaccagnata perché si attiva. Perfetto. E finisce così. Grazie. 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 Ho capito, buon giorno. Però, a terra. Tanto per farvi capire com'è la situazione. E no, sono veramente sconvolto perché ci abbiamo già fatto 3-4 partite e ne ma è mai successo, mai è successa una cosa del genere. Vedi, chiaramente perché? Quando succede perché ho trovato la chiave subito. Vi volevamo far vedere le chiavi, vi volevamo portare giù. Ma così mai, ragazzi. Adesso ma così no, però. Di barare, di fare qualcosa. Ma così ne facciamo. Adesso facciamo un revive. Per forza. Ci pensa lo chef, tranquillo. No, ma così è assurdo, ragazzi. Finisce il turno. Il guardiano. Tutti i guardiani si attivano 2 volte. C'è il guardiano si attiva 2 volte, si muove di 1. E nella sua seconda attivazione te dà la saccagnata, te manda 2. Se cioè, andava KO era morto, cioè nel senso, tutti e quattro a terra avevamo perso automaticamente. Il problema è che c'è solo una vita, raga. Te devi curare. Hai capito? Il problema è che quello sta là. Hai capito? Sì. Hai capito? Uno lo ammazza e uno mi curo. E in noi teoria. Possiamo solo. Tra l'altro, vedrò anche sta strisciare. Cosa di una brutalità devastante.
Mannaggia. Credo che siamo a terra e facciamo il crawling, alla fine del turno il dado lo tiriamo lo stesso. Esatto, quindi qua potrebbe succedere. Per cui sotto lo... Allora, si riparte. No, questo avanza. Avanza 17, scusa. 17, capito? Oh, siamo arrivati a 3, 4 l'altra volta, niente, stavolta... Allora... Ma che ci si è messa malissimo. Poi ci si è messa dopo malissimo. Dopo è trovata la chiave... dopo la, il culo della chiave, era una chiave maledetta. Era una chiave maledetta, per forza. Allora, l'archeologa... Che non fa? Si può curare da sola e striscia. Dopo che gli è crollato il mondo addosso. Ho capito, è tutta maciullata, però riesce striscia. A striscia. E tira il dado. Vai. Ah, ne piazzi un altro, chef. Brutto, qua. E piazzi un altro guardiano. Non volevo di niente, non volevo di niente. Mo no. Cazzi. Mo cazzi veri. Perché io posso eliminare questo? Ma sono questo... veri pure amari. Tra l'altro. Ok, il sapper striscia. Cioè cerca di venire incontro in qualche modo. Ma guarda, se fai pure un crollo sarebbe il top. La lava, però la lava non si, cioè, si attiva. Ma questa già, è, sta, già, già sta là. Già sta rovinata. Okay. E il prete? Il prete crolla, dove va? Crolla? Crolla è un nuovo termine coniato da sempre. Va qua. Ah, lo fai scappare proprio questo tanto. Mamma mia, si sentiva questo. Come fa? Ok, vabbè, questo praticamente se avevi fatto un exert, te prendevi un danno extra. Perché ti piava mezzo attacco di cuore, perché avevi fatto una faticata in mani. Esatto. Ok, allora. Mostra a lui, come volemo fa? Perché se provo a scappare, mi dà una zaccagliata e sto secco. O devo combattere. Allora, o... Devo forza combatterlo, no? Allora, il discorso è che o provi a combatterlo oppure fai uno e due, però te prendi... Ah no, perché te prendi la ferita. O me curo e lo combatto, cioè cambia poco. O se no faccio cura, però poi mi dà due zaccagnate, no, cambia poco. Sì, poi arriva anche questo. Questo fa uno e due e non me mena, in teoria. Provo a combatterlo. Che devo fa? Provo a combatterlo, se lo ammazzi... Se lo ammazzi, il problema è che dopo tanto se scappi comunque, dai, prova a combatterlo, per forza. Speriamo non bene, non ci abbiamo chance. Dai, facci sto 6, no? Dai, fa 4, 5, 6, non era difficile. 3. E il primo è liscio. Secondo tentativo. Attacco. Anche perché poi se faccio exert vado giù, eh. Mi sa che qua finisce anche a te, raga. Finito che prendi su terra lui. 6, 4! 4, meno male! E lui è morto! Ho fatto due azioni però! E hai fatto due azioni, per cui la spiega non poi fa più niente. Se faccio exert, vado a terra! Però l'hai tolto! Mo' e poi ritira il dado! Che se questo si muove sono cacchi! Porca vai! Sensore. Anzi, tiralo qua! Vai! Incrocia l'occhio, Angelina! È bruttissima! Ne piazzo un altro. Ne piazzi un altro. Qua. Vabbè, lì giù poco male. Poco male, insomma, poco male lo dici te. Guarda come siamo ridotti qua. Ma come siamo ridotti. Per cui, attivazione dei guardiani. I guardiani si attivano tutti due volte. Per cui questo si muove di uno, tac, e poi si muove di due, tac. Ed arriva. E questo si muove di uno, e poi calpesta il cadavere del prete, che sta lì strisciando. Lo ignora perché tanto è... E se, ok, sta di nuovo a me. Che fa, Mongeli? Volete veni verso di me? Faccio un crawling qua. E tiri il dado. E questo fa un crawling qua. Devi tirare il dado da tutte e due, no? Questo certo. Non meno, Angeli. Primo. Crollo. Crolla. Dove c'è il crollo? Sul 6, già c'era. Il suo maledetto crollo. Il secondo. Il secondo. Si attivano tutte le trappole. Ma non succede. Niente. Ok? Mo che volemo fare? Il prete può crollare. Lo vuoi portare verso di noi? Mamma mia, che bordello. Perché poi devi crollare pure lui. Mamma mia. Non deve uscire questo. Non devono uscire i guardiani. Eh no, per niente. Tutte le trappole si attivano. Non succede, per cui per a lui, adesso te tiro su a te e te curo uno e poi provo a meno a lui. Allora, o mi tiri su a me, a che comunque con una vita mi fai ritornare su. No, e te levo una vita e ritorno su. O mi curi due e torno su dei due, però dopo questo comunque c'è mena, per cui il problema... però lì potremmo scegliere... Vai, fa così.
tirami su le 1, poi allora, vediamo. Io all'1. Per cui Mercurio in vita e torni torno su con 4 punti ferita. E mo però io devo provare a menà. Vai, prova. 4, 5, 6. Cioè, cavolo, per me sarebbe il mio pane quotidiano, no? Oggi sta così. Dai, perché è questa è fondamentale. Vai. Dai, cavolo, dai. Dai. 5! Meno male, la saccagnata se l'è presa. Ok, per cui... Devo tirare il dado. Devi tirare il dado. Lui sta qua, attenzione. Però, anche se si muove le due, ci arriva, ma non... non fa nulla. Almeno quello. Picciacore, vabbè. Picciacore, niente. Attacco al cuore, niente. Ok, per cui, fine del turno. Lui si muove. Si muove di due. Sacca, e ritorna sempre volte, qua, torna sempre balle. Qua, però mossa un due. E Vulcano va a 15. Tocca eliminarlo e poi scappa. Lui si striscia qua e poi tira il dado. E ritorna qua. E arriva un altro guardiano e torna esattamente qua nelle vicinanze. Torna nel giro, torna l'Egitto. Porca miseria. Non si riusciva a tagliare questi, questi sono proprio... Mentre il Zapper a questo punto... Vuoi tirare su pure lui? Con azione? Il Zapper c'ha la granata. Però distruggi tutti i nemici in una casella adiacente. Se dovrebbe spostare poi... Però se tiro qua fa un danno anche a tutti gli altri. Esatto. Però potrei andare a distruggere questo. Però prendi in danno e ritorni a terra un'altra volta. No, perché io mi metto qua e tiro qua. Sì, no, lui se fai attacco ah, dai, certo, perché mi muovo. Quindi o tiri su anche lui, oppure ti allora, curi. Prova a attaccarlo. Bravo. Ok? E poi eventualmente te curi. Prova a fargli un danno e poi eventualmente mi curo. Vado, allora, Dai, sì, ecco come si fa. Vedi come si fa a fare i 6. Come si fa a fare i 6. Per cui gli do una saccagnata, lo tolgo dai piedi e a sto punto rimango lì. Tiri su lui o te curi? Tiro su lui. Potresti tirarlo su anche tu, forse è meglio. Ok, vabbè. Io mi curo di uno perché non si sa mai. Per cui mi curo di uno. Che non si sa mai. Perché se questo si avvicina potrebbe bruciare la granata, insomma. E ce la facciamo un po' sfangata. Ma devi tirare il dado con... E devo tirare col, il dado. Col Zapper. E si attiva purtroppo lui. Però è solo un'attivazione. E questa non è bella. Eh no. Questa non è bella. Non è bella. Ok. Sta il prete che crolla. Tutti qua stiamo. E tiri. Mo è brutta. E vabbè però... E te l'altro qua. Quello più vicino è questo, per cui cioè stavamo sto gioco è assurdo, ragazzi, perché no, mi ha fatto gli assi della cattiveria sto gioco. Perché succedono sfighe io credo che, insomma, clamorose che te fanno pisci addosso. Ok. Vabbè. E con il rogue. Il rogue che fa il rogue? Rogue che puoi fare con il rogue? Curo uno e curo l'altro, tre così tiriamo tutti su un piedi. Tutti e due in piedi, che ne so. Non lo so. Volendo sì, anche perché se poi vengono e sono sulla stessa casella possiamo decidere noi a chi fa attaccare. Allora tiro un curo a lui uno. Sì. E curo anche il tuo che è quello che volevo dire. Aspetti. Però no, perché dopo è il turno di turno lui. Sì, tiramelo su va. Detto così non è bello. Sì, vabbè no, vabbè. vai, ti ho tirato su. Ok, perché anche l'archeologa torna su un piedi. Ci siamo un po' richiappati i capelli, che detto da noi insomma esatto, è una cosa esatto, che pure no, quella, no? Ha poco senso, però va sicuro che attenzione senso, che devo tirare il dado, nel senso c'è, devi tirare il dado. Perfetto. Lo schiappone, lo schiappone, lo schiappone che non c'è. Adesso si attivano. Si attivano perché uno e c'è dallo schiaffone. E uno ci dà lo schiaffone. A chi lo famo dà lo schiaffone? Chi è? Forse lui. Che è quello che si era curato di lui. Se no vanno tutti a terra. Stiamo tutti messi proprio a lui si muove di due e viene tutti, e arriva, tutti in compagnia. Però tutti in compagnia. Tutti in compagnia. E Vulcano sale. Questo sono camminali, se no ci abbiamo un'altra. E ci hanno incastrato là. Ci hanno incastrato tutto qua. E il crollo. Il crollo è stata la cosa più devastante del mondo. Se no l'archeologo c'era arrivato giù un fondo. Esatto. Va bene. Se ricomincia l'archeologo. L'archeologo prova a menare. 4 di vita. Prova a menare, lo tiro qua, vediamo un po'. Prova a menare a uno di loro. E buono. Lo becca e lo rompe. Questo è appena arrivato, schiaffo. E sto pensando a sto punto se curarlo o provamene anche un altro. Provamene anche l'altro a sto punto. Dai, eccolo! Sa che numeri che stai facendo? Che numeri che stai facendo? 4, 6, 2. Allora, fai numeri, fai numeri. Fai numeri. E lui ha fatto. Però adesso lo tira al dado. Speravo che non entra un altro, però.
c'è il crollo, ma ci frega poco, diciamo. Dove ci viene il crollo? Viene esattamente sul 2. Beh, insomma, ci frega poco, ma ci crolla tutto alle spalle. Porca pupazza. Cazzo, poteva crollare qua giù, no? Esatto. Vabbè, per cui il nostro archeologo ha fatto. Adesso il arriva Zapper. Il Zapper a questo punto o riapre la strada, però io meglio che sicura, per cui faccio così, ci vogliamo un attimino aiutare la vicenda. Eh sì, per forza. Me curo e lo curo. Perfetto, così stiamo a 3-3, giusto? Giusto? Più o meno. E poi tiro il dado. Qual è? No, vabbè. Cioè, vabbè, l'ho appena tolto e ritorna di nuovo un altro guardiano. Cioè i miei tiri di dado vanno bene sponda, per alcune cose, però c'è uno sponda continuo da qua. Continuo i guardiani che arrivano, vanno, vengono, non so, fanno come gli pare. State, prete. Per evitare che mi rompi i coglioni potresti anche banisciarlo, cioè fare un purify. Però vai capo. È quello il discorso. Allora, me curo. Allora, te curi e poi lo fai. Eh no, perché è nazione. No, è nazione. Mannaggia, cazzo, l'altra. Brutta. Tanto comunque arriverebbe e basta, eh. Beh, comunque me curo per forza, perché no, 4. No, curate. Me curo uno. Poi che faccio? Provo e niente. Mi sposto verso di là, che... Non so. O provi a curare un altro di noi, tipo il Rogue che se gli arriva una ferita è morto, ok. Curato pure lui di uno. Perfetto, e poi tiri il dado. Poi tanto tocca a Rogue, no? Sì. Ok, la lava, non succede niente. Sta a Rogue. Allora, se può curare oppure tenta... A Rogue potrebbe oppure anche torna. Muoversi e andare a provare a ammazzare quello. Ma se non ci riesce poi? C'è un'altra botte. Se no con il Rogue ritorno di qua. O ritorni di qua, ma siccome a sto punto lo allunghi un po', o scavi... E proviamo a andare no, di qua. No, per scavare devo stare qua. No, dall'altra parte, certo. Scavo, dai. Dai, due azioni per scavare. E mi fermo. E tiri il dado. E vedremo un po'. Che puttana. Qua. Niente, questi continuano ad arrivare per no, bene. No, raga, è una causa persa. L'esercito di terracotta, quanti cazzo da sono sì, perché si rigenerano. Ma che cazzo no? Se riparte, no, se riparte in cavolo. Poi si muovono le due. Doppia attivazione. Senti, a questo punto scappiamo di qua. Cioè scappiamo. Prima veniamo e scappiamo. Vulcano sale. Mazza. Qui abbiamo fatto una mazza, abbiamo trovato solo una chiave. L'archeologa cerca di minare quello. E dai. Numeri su numeri. E mo si muove. E per forza. E l'archeologo si cura. Perché anda sul 2 dove c'è il crollo, visto come è andata prima, adesso ogni volta che si muove guarda il soffitto. Fammi vedere se posso entrare qua. è un po' titubante, però effettivamente potrebbe anche essere... Il crollo soffitto in testa, c'è un po' paura, insomma. C'è i corni rotti, capito? Esatto. Si sente un po'... Vabbè, io direi che si muove. Ok. De uno e basta, e tira il dado. E si attiva un altro guardiano. Che a sto punto è questo qua. Aia. Porca pupazza. Brutta, guarda. Come se sta mette brutta. Mia, come se sta mette brutta. Seguono. Il Zapper. Qual è la più fastidio? O muovi e lanci e ne elimini uno. Qual è la più fastidio? Questo è più vicino. Per cui, oddio, no, sono uguali. Sono uguali, due. Sono identici. Uno può eliminarlo. Sono identici. Allora, muovo. E gli lanci in granata. E con la seconda azione gli lancio la granata. Bam. E lo faccio zompa per aria. Così, tanto per. E poi tiro il dado. E se avevo fatto l'exert, me l'ha preso un mezzo colpo secco, per cui niente. Allora. State. E mo speriamo di riuscire andare giù, perché... Allora, io potrei anche fare o me becco una cosa e lo elimino, o me becco una ferita e curo 3 a uno di voi. E poi con il rog mi curo. Allora, faccio così. Mi becco una ferita. Sì. Curo lei. Ok, di tutte e tre, per cui con il revive. Sì, perché se becca la ferita, perché... Devo fare per forza un exert per usare le sue abilità, esatto. Perché sono molto potenti, però... Se fossi stato a terra, tornavi con uno. Se stai in piedi, ti curo di tre. Molto bene. Dopodiché ho finito. Con Rog curo lui almeno di uno. Ho finito, ma di tirare. Vabbè, scusate. Ci avevo provato. Ti piacerebbe? Ecco. E che cazzo? Ma che tiri fai? Senti, qui c'è un punto... Non lo so. Lì che c'è. Ce n'è solo uno di questi, se faccio il dado, poi tiro sempre quello. Ok, faccio sta storia con ok. Con Rog curo lui. Ok. C'è ancora un'altra azione a Rog.
Prova a scappare. Muove le due. Il suo movimento della sua abilità. Il dado. Certo, se viene la lava si la becca però. Cazzi tuoi, ci sei avuto andato sopra la lava. E niente, c'è un crollo. Sbarro se viene due. Allora ragazzi, sapete che io difficilmente smadonno durante i gameplay. Però vi assicuro che se viene due mi vedete a smadonna in diretta live streaming su questo canale. C'è poco da ridere. Tira e augurati di non fare due, per favore, perché prima mi pare proprio quello con Rogga, avevo tirato. Devo chiudere il canale. Prima ho fatto 6 e te crollato. Non voglio manco guardare. Voglio mortacci! Facciamo così. La dico sottovoce, mi copro anche la bocca, così. Oddio, non la faccio più assurdo. Ok, l'ho detta, però l'ho detta sottovoce, sono stato bravo. Alle sotto guarda che mi crolla addosso, assurdo. L'archeologa che stava... Assurdo. Mica mi potrà crollare il soffitto un'altra volta sulla testa. Come ha detto sta cosa. Stecchita un'altra volta. 5 ferite. Ma che poi se più ha 5 ferite. Lei che c'ha 5 ferite adesso, è piena, è tutta curata. Ha detto mica può morire così. No, perché il crollo ti fa 5 ferite. Non è possibile. Allucinante. Io direi che possiamo anche chiudere qui il gameplay. Allucinante. Su 6 numeri ci sono 2. Ci mandano per bestia. Assurdo. Assurdo. Non ho parole. Mannaggia. Allora, era il turno della rogue, vero? Sì. Per cui che succede? Si attivano doppiamente i nostri guardiani, loro. Uno e il Zapper si piglia una bastonata. Sta bene quello, eh. Questo si attiva uno e due. E vuole andare a menare al prete. C'eravamo ripresi un attimo, ci stavamo per la merda. Assurdo. Cioè, una cosa, assurdo. Sto doppio crollo. Ma no. Non gliela faccio più. Va bene, è stato bello. Il vulcano batte. Il vulcano procede spedito, che gli frega a lui. L'archeologo. Che cazzo fa? Vuoi da me? Vuoi verso lui? È sempre lui che ti ha fatto i danni. L'archeologo striscia. Imprecando chiaramente verso la rogue, mortacci. E poi tira il dado pure e te prendi la ferita. Grazie. Beh, giustamente sei vendicata. E che cavolo, no? È colpa mia. Se è andato sopra la lava, eh. Esatto. Cioè, non è colpa mia. Lui? E se ti lei una granata qua, mori. Cioè, ci fa male a tutti, però. Io devo provare a menare. Prova a menaglie. Prova menaglie. Oh, seconda volta è andata. Emozioni. Tiro il dado. Aspetta. Quando si vedeva. Si attivano tutti i guardiani. Lui si attiva e te dà una zaccagnata. E dopo va giù Angelì. Che lo so. Mannaggia. Non riusciamo a muoversi da qua, assurdo. Il prete. E curate le due. E noi e meno? No, poi vi potremmo andare con Rogue. No, perché è tutto chiuso. No, è tutto qua. Chiuso. Hai fatto crollare mezzo tempio. Porca puttana. Io con Rogue vado a esplorare, sti cazzi di quello che sta succedendo. Ma tanto c'è tu le trappole. Allora, ignori. E il pretozzo. Tanto il prete. Oh, prova a menaglie. Perché se me curo de uno, lui poi. Te ne fa due comunque. Quindi mi curo le due, quindi mi fa due ferite e non mi mena. Proviamo così, certo. Sempre che non venga in gioco qualcun altro, insomma. Fermate, che mo devo tirare il dado. Tiri il dado. Ma se l'attivi sei morto. Fallo presente anche a chi sta a casa. Roba assurda, ragazzi. Ok, te becchi in alto danno di lava. E lui a terra. E a terra Rogue. La lava ha fatto brutti scherzi. Quindi pure lui deve crollare, mo, no? Che devi fa? Che cazzo deve fare? Ma che può fare? Sta succedendo tutto. È un bellissimo gioco. Io lo so che è un bellissimo gioco. Però così no, raga. Così no. Però cioè veramente c'è stata una così no.
Assurdo. Tutto quello che poteva succedere male, ma io ve l'avevo detto. Ah, lo stagliate, basta. Maledetti siamo stati. Cioè, beh, io la rimetto qua, guarda, la rimetto lì. Che non è possibile. A riporta sta canzone. Ma come se la riporto là, per me ci gira bene. Allora, assurdo. Doppia attivazione del guardiano, che mena due volte il prete. E va a 4, attenzione, vedi, no, perché mi sono curato. E poi che il vulcano sale, va a 11. No. Il nostro scopo all'interno del gioco oggi non sarà quello di recuperare l'artefatto. Ma dimmi da questi e basta. Ma dimmi da qui, ma soprattutto di arrivarvi a farvi vedere che succede quando esplode un vulcano. Quello è figo. Con tutti i denti, esatto. E moriamo tutti nel lava. Esatto. Cioè, così, a quel punto siamo morti. A quel punto siamo morti. Quindi. Allora, se riparte col turno, l'archeologa che ormai esperta, diciamo, non nel recupero degli artefatti, ma nella striscia per terra. Esperta dei crolli. Striscia da sta parte. Ma se sta questo, non può strisciare da quella. Quindi devo forse da qua. Cioè. Beh, perché mica sono obbligato a strisciare, è un movimento, rimango lì. Ti conviene, se no noi qua in banco riusciamo a passare. Ma siamo pure chiusi, capito? Una cosa così. Una cosa assurda. Poi. Ok, però tira il dado. Mamma. E arriva l'altro guardiano. No, non è possibile. Perché arriva più vicino a lei, sì, per forza. Cioè, non è possibile, raga. Ok. Non è possibile. Lui tira una bomba qua, sì. Per cui lo faccio saltare. E la seconda, io direi... Pure che... D'Angeli, perché pure te devi stare in piedi. Che se tiri una bomba, a me mi accoppi, però levi pure lui, però a me mi mandi a terra. Non lo so se te convieni. Cioè, E tanto poi... Vabbè, però tu devi fare ancora. Vabbè, mi curo. E tiro il dado. E si attivano tutte le trappole. Ma niente, non succede niente. Nulla. Prete. Prova a menaglie. Certo, il prete... Fa un po' te... Certo, cioè, non gli ha fatto un graffio, no. Per tutta la partita, guardiani. Vedete... Finalmente il prete ha deciso. Poi sono tutti il prete ha deciso che era il caso di fare qualcosa. I zibidei gli sono tutti. Che faccio? Me muovo o me curo? Tanto curate per te, poi dopo pensi agli altri. E me curo e tiro il dado. Sì. No, quest'altro. Ok, la lava, non succede niente. Il rog sta lì e basta. Se può muove, però devi tirare comunque. Loro due ci devono venire a aprire il coso. Si attivano le trappole, ma non succede. Dai che se sta a mettere bene. Guarda. Ma che cazzo sta a mettere bene? Allora, non si attiva nessuno, questo continua. Ok. Ricominciamo. Lei vai, non vai. Può strisciare perché ovviamente è un casino. No, vabbè. No, si attivano i guardiani, non ci sono. Che non ci stanno. Lui? Lui mo deve fare qualcosa. Però, o fa un exercio, capito, ma... Devo andare a aprire, per cui devo fare... no, perché tanto l'exert è... sì, lo posso fare, però rischio grosso. Qui sotto non c'è niente, vero? Per cui uno, per cui mi muovo di uno, faccio un exert, sì, poi magari mi curerai, e riesco a fare, a liberare qua dagli treti e faccio scavo. Ma tiro il dado. Aia! E stai a terra, porca cazzolata. Cioè, ragazzi, no, ma veramente qua... E sta cazzo fermo con sta mano! Non è mai uscito, madonna mia. Quando fai l'exert... Non esce mai. Fai lo sforzo, chiaramente. Quando arriva il cuoricino, dopo aver fatto lo sforzo, te piano sciopom. Esatto. Te piano mezzo infarto. E ti metti a infartato. E prendo un'altra ferita. E ha infartato. Vado a 5 e infarta per terra. Cose assurde, ragazzi. Cose assurde. Ha detto tutto. Il pretozzo. Io forse in te mi suiciderei. A questo punto sì. Mi prendo il coso, come si chiama? Il crocifisso e me lo pianto. Tanto ormai, cioè, veramente. Me lo pianto. Ok. Allora, o mi pio una ferita e tiro su uno de uno. Che dici? non ho la più pallida idea. Visto come stanno andando le cose, è brutta. Io proverei a scavare così. A scavare? Questo devo scavare? A scavare. Allora, mi pio una ferita e tiro su. Ah, te pigli la ferita? Sì, e tiro su. Non mi tira sull'archeologa, per favore, perché è traumatizzata. Tiro su lui. Ok. Sopra la lava. Così se adesso mi fai il gettone lava. No, vabbè, assurdo. Giusto, no?
E lui basta, sta fermo là. Devo tirare il dado, però. Tira il dado. Se fai la lava. Allora, prima l'ho detto sottovoce. Stavolta, e poi bippa, però. E poi ti sputo sull'occhio. Vabbè, sentiva il guardiano. Liscio. Il crawler, dove sta? Sì, il crawler. Il rogue. Posso venire qua? No? Da qualche parte devi andare. Tiro il dado. Sta lì. Niente, si attivano tutte le trappole, ma non succede nulla. Loro niente, e... questo avanza a 9. E vabbè. Arricchiamo, allora, lei. Lei a sto punto... Non la voleva in piedi, quindi non te l'ho messa in piedi lei. No. E fa un po' di crawling, che si sposta. Tira il dado. Tiro il dado. Non deve uscire quello, eh. Perfetto. Perfetto, perfetto. Lui? Lui, esatto. Allora, stai a 4. Si muove... E a sto punto tira su il rogue, tanto lei comunque ha già fatto il suo turno. Ok, quindi levo 1. Sì. Ok? Tiri il dado. Adesso io già vedo... Sì, perché se crollo... Io già vedo la scena. Mamma mia, risate. Tiro dado. Crollo. Crollo. 6. E io mi morto. No, io mi piscio qua in diretta. Lo dico direttamente. No. Ah, però brutto. Torna... Torna Gigino. Torna, ecco. Gigino. Eccolo qua. Che cazzi questo? Che cazzi. Chi tocca? Sapper. Il Sapper ha fatto l'ha tirato su. E si è mosso e ha tirato. Predozzo. Non posso ammazzarlo perché sennò vado giù. Quindi o mi muovo dei due. Però certo sto a 4 di vita, è brutto, eh. E soprattutto poi se tiri la lava sei morto. Però non vorrei manco sta fermo qua, che questo poi Ti riblocca un'altra volta. Poi mi raggiunge, mannaggia. Se mi curo uno mi posso muovere uno. Sì. Una manca di che lo allontano e poi questo va da solo quando va. Però ricordate che tu la tua cura è su tutto il tabellone. Ok, quindi potremmo andare anche da solo. Sì, il problema è che poi ci sono le trappole, però insomma io a sto punto... Allora mi curo. Sì. E lo faccio allontanare uno. Ma sì. È tosta per prendere un da solo, eh. Niente, liscio, la lava, non è successo. Liscio. Non è successo niente. Ok. Per cui lui si attiva due volte. E il mondo va, però, che siamo vicini. In questo caso. Va sempre verso dove c'è il giocatore. No, dove c'è il capo spedizione. De qua. Che però è a terra in realtà. Però io lo manderei. Sì, verso. Ecco, in questo caso potremmo scegliere dove mi sa. Perché no? No, va sempre verso il capo spedizione, per cui deve andare per forza di qua. Anche se a terra, però comunque va verso il capo spedizione. Tanto a parità è uguale. Ok, e avanza il vulcano e va a 8. Brutto, raga, ancora abbiamo fatto, ancora abbiamo splato Madla, ma tutte qua. Lei che è a terra deve rimanere per forza lì. E dopo qualcuno tira, è brutto. Tira e non niendo. Succede. Il compare tira su lei. La tira su lei. Cura una e gli lancia una granata, che dici? E lancio una, mi giro e lancio una granata e lo faccio fuori. Me lo eliminiamo. E tiro il dado e lava, non ce lava, lava. Non ce lava, non ce lava. Allora con il rogue stiamo 4 vite, cioè 4 vite, insomma, bruttissima questa cosa. Potrei curarvi uno, però poi io mi vorrei pure muovere, vorrei curarmi pure io, non so che fare, è tosto. Tu c'hai state 4-4? 4-4. Curo e curo, dai, cazzarola. No, per curare 1-1 devi stare sulla stessa casella. E lo stiamo sulla stessa casella, eccoci. Il prete. Ah, tu col rogue. Ah no, c'hai ragione, col rogue. No, apposta te dicevo, il prete sta... Sì, c'hai ragione, no, è il turno del prete, cioè, hai ragione. O te curo quasi uno intero, però vado a 4 ferite. Brutta. Se no mi muovo di 2, però poi per il prete qua a mezzo è brutta, eh. Lì è brutta, lì o se lo faccio 1-2 vengo verso da voi. Potresti fare 1, oppure potresti muovere e poi fa 1-2-3, oppure fai la corsa. 1-2-3 e vengo verso da voi, perché sto ancora a metà strada da qua, Conviene ci separiamo un po' per esplorare, perché sennò... Allora, mi muovo di 1, ok, e poi che faccio? Corro? E cura te un'altra ferita. Ma c'hai ragione, bravo. No, corre due azioni. Ok, quindi dopo ho capito, corri, fai 1-2-3 e vieni qua. E mi più una feritina. Perché? Ah no, corri, sono due azioni, è vero. Sono due azioni. Hai ragione. Ok. Tiro il dado però. Tiro il dado. Che cos'è? Niente, un colpo secco. Ah no, perfetto, non male. Va benissimo. Pensa se avevo fatto che Xerte era brutto. Rogue. Adesso, curo e curo. Ok, mo almeno stiamo un attimino meglio. Stiamo un attimino meglio. Tiro dado. Madonna, ho visto il crollo. Stavolta, adesso se siamo un attimino ripresi. Non ci sono i guardiani che si attivano, ma il vulcano sarà 7. Mo cominciamo a esplorare, Angelin. Allora, Madonna. In realtà... Allora,
il gioco cominciamo praticamente. Mi dico che già avendo fatto diverse partite è praticamente impossibile che riusciremo a recuperare l'artefatto. Perché? Perché il vulcano sta a 7. Nel momento stesso in cui arriva a 0, basta una fiamma per farle eruttare. Una volta che erutta il vulcano, abbiamo perso la partita perché l'artefatto viene inondato dalla lava. Sì, diciamo che è quasi impossibile. Però continuiamo e godiamoci. Perché voglio ridere ancora, capito? Tutte le disavventure e tutte le peggio cose che possono ancora accadere, oltre a quelle che già sono accadute. Esatto, perché sono accadute. Allora, spero, l'archeologa, che sta a 3, che lì non ci vuole sta proprio. dove ci sono i crolli, no? Farebbe esattamente questa cosa. Ah, occhio, che qua c'è questa cosa brutta. Fate i cazzi tuoi. Uno. Esplora o guarda. E poi fa l'esplorazione, per cui tira fuori due tessere. Guarda, è vero, lei può scegliere. Lascia l'abilità. E tira fuori un incrocio con un'altra volta. Oh, che attenzione, dici? Guarda, ovviamente, assurdo. Attenzione, questa la rimettiamo dentro da qualche parte, poi dopo si rimischierà. Però qua c'è la chiavetta. E ci sei già entrato. E sono già entrato. Ma col cavolo che faccio l'excerpt e rimango là e tiro il dado. E c'è la fiamma, ma nessuno si becca. Il sapper. Che fa? Qua c'è sta la trappola. Questo è qui ci deve andare il rogue. Conviene che ci viene il rogue e poi ci vengo anch'io, perché. E tu fai uno, due. E lui ignora tutte le trappole, i danni dalle trappole. E tutti quelli che sono con lui ignorano i danni da trappole. Quindi insieme, per forza. Li protegge, capito? Quindi curate me e curo me. Famo uno, che dici? Ti curi da solo e me curi a me? Sì, dai, una curata per uno non fa male a nessuno. E rimaniamo. Però il problema è che se riviene il crollo? No, non esce stavolta, Angelina. Me lo sento. L'ultima volta che ha detto così. Ok, si attivano i guardiani, ma non si attivano. Tocca al rogue. No, tocca al prete. Corre. Bravo. Uno, tre. Te fai tre azioni, due azioni le completi, però ma è corso e te però sei... attenzione che se esce quello mi spara uguale. Lo so, però te farà ferita al limite. E infatti, l'ho chiamata. Si attiverebbero tutte le trappole, questa spara anche. E mi chiappo la ferita sulle chiappe. È corso, i sensori. Hai corso il rischio. I sensori delle trappole. Il rogue, uno in movimento. Sì. Esploro qua. Vai, esplori o... riveli? Esploro. Il rogue è intrepido, ragazzi. Wow, ma è rischiosa questa cosa. E hai trovato un incrocio con le fiamme, con la bucola. E entri dentro un po' tra le altre cose. Tira. Bruttina. E arriva un guardiano esattamente qua. Però mo tocca ai guardiani. Adesso abbiamo fatto tutto il giro, per cui il guardiano si attiva due volte, uno e due, per forza. E il vulcano sale e va a 6. Mo scappiamo. Se riparte di nuovo, lei prende quella, se cura la ferita e prende quella lì e prende la chiave e poi rimane là. Questo va, perché c'ho questo. Esatto. Tiro. Arriva un altro guardiano qua, perché è quello più vicino. Dopodiché lui si gira e dice: vabbè, c'ho le granate, che faccio? Non uso come azione, lancio la granata fuori. E fa fuori questo. E poi con un'altra azione. E tu sei andato qua. Poi il problema è che qua, se adesso c'è il rimuovo, è vero, cacchio, però devi rimanere lì. È vero, c'hai ragione, cavolo. Perché poi mi devi venire a riacchiappare. Hai ragione. Mi devi venire a riacchiappare in qualche modo. Faccio un'esplorazione. Esplorazione proprio? Esploro. Wow, ok. E trovo. Mamma li turchi, ragazzi! Un'altra chiave. Mamma li turchi. Quindi, siccome ho esplorato, ci sposto dentro. Dopo diverse cose di sfiga globale. Madonna, cioè, ma anche questa mai successa, tre chiavi così vicine? No. E l'unico problema è che abbiamo magari le tre chiavi. Il problema adesso sta sul fatto che per attivare tocca esplorare tutto. Tocca esplorare comunque tutte le tessere. E fino a stiamo indietro come a si dice, stiamo indietro come le palle del cane, praticamente. Esatto, così sta. Allora, due devo tirare il dado. Sì. Lava, ti becchi in danno. Puttana Eva. E che cazzo, hai fatto fuori l'archeologa, l'hai ammazzata due volte. Te lamenti perché hai preso un getto di lava. Tocca al pretozzo. Tocca al prete. Che fai? Esplori. Me curo, perché sono brutti, e poi esploro. Esplori o riveli? Esploro, Angeli, tocca sbrigasse purtroppo. Tocca molto, tocca giocare proprio. Il prete però, ragazzi,
Che fa? No, leggerino. Senso... Certo, il problema è una cosa: che se questo va a terra, poi qualcuno ce lo deve andare. Se becca la trappola, è comunque quindi morto. Oddio, c'ho il 50% di morire. La spike. Rimane impalato. Aia. Ai. Guarda lì. Hai trovato, poi decidi come metterlo. Ma hai trovato un punto di spawn? Ma arriva già? No, è un punto di spawn. E niente, allora lo butto qua. Così. Anzi, aspetta, mi sa che invece arriva proprio. Eh sì, io arriva, mi ricordo che arriva, solo sui punti di spawn gli altri. Ho fatto quando questa tile viene piazzata, piazza un guardiano in questa tile, mi ricordavo. Quindi come la metto? Diciamo che cambia poco, anche così. Mettila così. E arriva pure un guardiano. Che sta già lì con me, tra l'altro. Sta già lì con te. Ma io te l'avevo detto, perché queste... Però ho fatto... Ah, sì. Queste chiaramente vengono dopo, ma queste che piazzi ti arriva perché immediatamente. Perché uno mi sono curato... E uno io sono entrato, quindi quelle due cazzotti me li pio. Esattamente. Anche perché qui ci potremmo arrivare. Esatto. Però poi magari... A meno che non apri in passaggio. Devo aprire in passaggio col coso, con lui che deve rompere i muri. Esatto. Vai, devi tirare il dado. E mostra, cioè, questo potrebbe crollare. Che te devo dire? E infatti, te una saccagnata. E poi me ne da due e va a terra, preciso. Si attiva anche lui, tra le altre cose. Perché si attivano tutti i guardiani. Sì, esatto. Ok? Tocca a Rog, che è il tuo. Che faccio? Allora, o mi vieni a riprendere, ti metti qua, o fai prima esplori, oppure fai rivela e poi mi rimetti là. Allora, faccio così, mi muovo di uno e rivelo. E riveli, vai. Se ti conviene, perché così almeno io non... Questo purtroppo tocca da aiutare, perché mo va giù, Prete. Va giù il prete? Il prete va giù. Per forza, quindi qualcuno lo deve aiutare. Sennò quello sta sempre lì fermo. L'unica cosa che posso fare, poi vieni qua, crea... Un passaggio e vedi, ti salva il culo, ma non è facile. Devo rivelare? Vai. Ah, brutto. Bene, male che ho rivelato. Però è rivelato. Però se stiamo insieme dopo, no? Buono, perché tu comunque le scrivi. Tira il dado. Niente, un infarto secco, ma non hai fatto. Poi si attivano lui. Per cui fine del turno si attiva lui due volte. Per cui uno e due. Lui si attiva due. Mi manda a terra e ti manda a terra, perché te la due zaccagnate, e il vulcano sale esattamente a 5 e si riparte con un nuovo giro. Tocca a te. Per cui l'archeologa che ha la chiave è mo che fa 1-2, vengo da te. E questa? 2. Ah, beh, giusto, non l'attivi, c'è ragione. L'attivo perché c'è stai. Hai ragione. Lui. Ah, no, e tiro. E arriva un altro guardiano esattamente qua, più vicino. Non è più vicino. Ah, no, perché no, questo è San Culonia. Sì, fa giusto. Lui si gira, lancia la granata, tira una granata e lo distruggo. E poi arrivi qua, e poi andate qua. E dopo. Poi io so sempre paura. E no, devo prendere la chiave. C'è ragione. E prendo la chiave e tiro il dado. E attivo tutte le trappole. No. Però siccome tu mi proteggi, esatto. Proteggi te stesso, le trappole non vengono attivate. Questa cosa buona e giusta. Mo sta a... al prete. Sta al prete, che può solo strisciare, ma... Che se strisce? Striscia nel nulla. Nel nulla. Il nulla. Vabbè, il prete sta lì e tira solo il dado in pratica. Praticamente. Tocca aprire in coso lì, per forza. Aprire in coso? Per forza. Ok, se riattivano tutte le trappole non succede niente. Il rog... Tu potresti continuare a fare la stessa cosa, in realtà. Mi muovo, rivelo. Però dopo rischi che se fai trappola questa si attiva, però... Lo so, è quello un problema. Però così tu inizi intanto a muoverti. Dobbiamo esplorare come i matti adesso, se vogliamo. Allora, o mi curo, perché comunque sto a due e uno. Sì, no, te devi curare. E uno mi muovo di uno e basta. Eh sì, al limite. Qua? Sì. Mi muovo di uno qua. Così c'è la possibilità poi di esplorare, no? Giusto? Eh sì. E tiro il dado. E tira il dado. Basta che non fai attivata l'appoli. Ok, le fiamme, la lava si scatena, ma non succede niente. Loro, 1-2. E lui si attiva due volte, per cui essendo lui ti fa il giro largo. Lui fa il giro largo, 1-2 e viene qua. Quello ci vorrà un po'. E va a 4. Sale a 4. Mo, tocca a te. Sta bene, l'archeologa a questo punto fa 1. Riveli o esplori? Esploro 2. Ah, beh, esploro, però chiaramente li giro 1. Però giri quello che vuoi. Ma magari ti colleghi qua, capito? Vediamo, come, no? Vediamo. Ho trovato un bel incrocio qua, però ci sarà il blocco o la trappola. Quella è brutta. Però l'hai esplorata, L'hai esplorata, quindi ci blocchi dentro. L'ho esplorata? Sì, l'hai esplorata, Angeli. Sei sicuro? E tu hai detto esploro. Esploro. Quindi rimetti no, quello. No, se esploro no, allora. No. Allora mettiamo il blocco. Per forza. Famo così.
Almeno gli si può andare una mano a quello. Sì, possiamo andare una mano a quello. Quello però ovviamente tornerà indietro da qua. Dove lui tornerà indietro di là. Eh sì. E però qui c'è il blocco. Ok, quindi no, non può entrarci. Ok. Però almeno stavo tranquillo. E tiro il dado. Sì. E si attiva un altro guardiano qua. Che arriva stavolta esattamente qui. Qua purtroppo. Brutto. Stavolta qua. Però lui che fa? Per muoversi come azione. La leva. Leva. E in questo caso ci può dare una mano. Viene bloccato un turno. Lui. Che fa? Uno, due. E tiro questa la granata e lo faccio saltare per aria. Ho messo tira le granate come se niente fosse. Però ritorna. Ho capito che devo fare questi dadi. Il prete sta lì. Che ponna qua. Non puoi craulare dove ci stanno le macerie. Però devi tirare il dadino. Attenzione. Attenzione. Meno male. Il 2. C'era il 2. Era questo. Era quello, bravo. È andata bene. Non succede nulla. A posto. Il rogue. O scavo. O... Se scavi però viene. Brutto. Cioè detto così è brutto. Però nel senso che se scavi poi viene lui il guardiano. Allora faccio rivela e me curo? Cura e rivela. Bravo, sì. O te curo pure a te. Uno. Allora, intanto rivelo, vediamo. No, rivela, dobbiamo esplorare. Ah, aspetta, esploro intanto, o rivelo? Rivela. Ok. Così tu mi rimani sopra la trappola. Ok. Che se si attiva stiamo più tranquilli. Guarda, si riesce a uscire. Si riesce a uscire. E abbiamo trovato il ponte. Il ponte. Una volta, no? Il ponte è praticamente sulla lava. Ci può stare solo un giocatore per volta. Esatto. Qui può passare solo un giocatore per volta come limitazione. I mostri non sono considerati, nel senso che al mostro viene fotte proprio altamente questa cosa. E ti curo a te. Grazie, molto gentile. Così abbiamo finito il giro. Devo tirare il dado. Eccolo là. Tieni. Se si escono trappole, chi se ne frega. Bravo. E infatti escono trappole, vedi? Chi se ne frega. Io andato qua, molto bene, il trappolo l'avevi preso. Molto bene. Per cui si attivano, lui un'attivazione scava e spacca. Ok, quindi e la seconda attivazione pure. Si muove, okay, giusto, e viene qua. Lui fa due, per cui fa uno e due, torna indietro perché ormai la strada è aperta, e lui fa uno e due. Ok, brutta. E mo stiamo un po' circondati. Tre, però stiamo col vulcano a tre. Tocca a te con l'archeologa. Allora, chiaramente il vulcano, l'avete capito da voi, è un timer. Esatto. Ok, per cui dovete cercare di recuperare le chiavi ed arrivare alla stanza prima che il vulcano si attiva, perché una volta che si è attivato il vulcano è finita la partita. Esatto. Non è detto, perché si può attivare anche il vulcano, che avete già recuperato l'artefatto, voi state già in fuga e le teste diventano automaticamente lava di mano in mano. Esatto. Per cui è tosta, perché la lava corre dietro molto veloce. Sì. Perché prende tutte le tessere dove c'è la lava più tutte le tessere adiacenti, per cui si propaga molto velocemente. Molto figa sta cosa, devo dire. Allora, tocca sempre parte l'archeologa. L'archeologa che volevamo fare? Deve esplorare, un'archeologa. Quindi va qua. Muovo di uno e rivela. Faccio un... Se fai... Vabbè, tu perché ne leggi sempre due, che fai? Faccio un'esplorazione. Ok. Una e due. E c'è un bel... Direi corridoietto, eh. Oppure la lava, che però potrebbe essere devastante. Perché io farei... Bel corridoietto. Che poi volendo è possibile anche... Quindi hai fatto uno e due. E vengo qua. Giusto. E questa la rimettiamo dentro. Poi... E ti rilancio. E diamo una trezzecata dopo. Ok. Questo tiro dado. Uomo devi tirare su. Ora e arriva un altro qua. Occupato o qua o qua. Qual è più vicino? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, qua. Qua. Eh sì, perché ti ho occupato. Ok. Zapper. Zapper che sta uno qua. Lo elimina come sempre, però lo tengo io, che se fermo lì a eliminare. Che questo qui è già Madosca. Quello tocca tirarlo su, poretto. E poi perché qui passerei sicuramente sulla trappola. Anche perché o ti metti qua e apri un passaggio qui intorno. Non allora, so. Tanto famo così, togliamoci questo, per cui tira una bomba. E poi muovere uno. Ok, per forza devo cercare
Attivo tutte le trappole, che però buco, qui c'è il rogue, buco. Non si attiva, non succede niente, per cui rimaniamo tutti belli tranquilli. Lui crollo di qua, che dici? Eh sì, devi cercare Dado di mandarlo su un posto dove... Ok, però infatti non gli è il prego. Rogue viene da te? Perché è inutile che lo mando qua. O provi a ammazzare le guardie, oppure proprio fuggiamo. No, e tu magari con le guardie che le puoi colpire a distanza forse c'è è meglio. Ci può stare. Allora io scappo qua, faccio uno. E due. Mi muovo di due dei movimenti in azione. E dopo poi magari fa una ricerca. Esplora proprio, direi, a questo punto. Esplora o rivela? Rivelamo. Oddio. Il fatto che ignori le trappole, tu comunque sei sempre avvantaggiato, perché sono quelle poi ignoranti, specialmente le spike. Esploro. Esplori. E trovi un blocco. Dove qui. Vogliamo mettere il blocco, di qua o di là? Mettilo di qua, dai. Per cui andiamo giù di qua? Sì, perché qua già siamo quasi arrivati, no? Oddio. Appunto, metti il blocco di qua e esploriamo di là. Ok, allora metti il blocco. Ah sì, perché questa è con rivela. Per cui non ti puoi muovere, non no. Ci puoi andare. Tiri. E tutte le guardie si attivano di uno per cui questa arriva. E loro le trappole chi se ne frega. Le trappole chi è brutta. Ok. Pensa, o arriva da te o arriva da noi. Abbiamo finito il giro, no? Se non sbaglio. Sì. Sì, perché era toccava a Rogga. Per cui loro si riattivano di due. Dove va lui, mo? Uno e due. Perché la cosa ce l'hai tu, ok? Uno e due. Sul ponte. Ci stanno a venire a rompere. Oh, qui tu sarebbe preso. Però potrebbe brutto. Arrivare lui rischiando la vita pesantemente. Ma pesante proprio, perché prende tre... no, andrebbe a terra, Angeli. È brutta, oh. Sì, perché la trappola fa tre danni. È brutta, oh. Me la devo rischiare fortemente. Anche questo si attiva. 1 e 2. C'hai ragione. Brutta, regà. Ah, intanto va avanti, Sì. Non so che fate, dico la verità, Angeli. Perché qua ci devi passare per forza. Cioè, vabbè, tanto adesso passare. Dobbiamo ripartire col giro. Per cui, intanto c'è l'archeologa, se non sbaglio. Sì. Giusto? Sì. L'archeologa si gira. Prova a menaglie. E prova a menaglie. E non lo becca. Rirollo il dado? Mi tolgo la vita e rirollo il dado. Con la mia abilità Adventurer. Bello! È andata. Lo ammazzo. Okay. Dopodiché... Riveli? O faccio un exert e apro di qua, oppure vado di là. Sì. Perché questo dopo si attiva dei due, quindi uno e mi venderebbe, quindi qualcuno gli deve dare una zaccagnata. E poi quello che sì. Questo purtroppo. Allora, e faccio... Esplora. Buono. Io farei così. Sì. Per cui vado di qua. Bella sta... Dio, anche questa qua che situazione. Si collegava. Vabbè, veniamo. Così? Così si collega magari con questo. Sì. Sì, abbiamo più chance anche di non tanto moriremo prima, però. Sì. Ok, dado. Però devo tirare il dado. E qua mi sa. Qua. Porca puttana. Poi i guardiani s'ampillano. Ok, Zapper. Sta al Zapper. Questa il Zapper è... sarebbe questo buono, è cruciale. Questo sarebbe di toglierlo, però proprio. Dovrei fa. Purtroppo dovrei fare 1, 2 e dovrei schivare due trappole. Cosa assurda. Anche perché te ne basta una che vai a terra, Eh sì. Porca miseriaccia. È brutta. Non saprei proprio che fa con lui, guarda. Potrei mettere un demolish qua, però dovrei fare 1, che è un'azione. 2, metto il demolish, apro il varco, però poi potrei fare un exert e tirare la granata lì. E così dopo passi da qua e tiri su pure. Mazza che numero che ha fatto Angelino. Vai. Che dici? Forse era la scelta migliore. Movimento, un'azione. Seconda azione, utilizzo il demolish, tiro una granata, faccio esplodere. Ne hai 3 a disposizione. E crea un varco da sta parte. Così abbiamo fatto vedere anche questa azione del demolish. Exert. Faccio un exert, per cui prendo la bomba. Come terza azione, gli lancio la granata e lo faccio saltare per. Così almeno tu puoi anche passare qua dopo. Così non ti becchi queste. Bravo, esattamente. Shedorn. Cioè io vorrei di niente, ma insomma vorrei. Mi prendevo comunque la ferita con l'ex. Sono morto. E niente, brutta sta cosa. Sono morto, assurdo. Brutta sta cosa, assurdo, veramente. L'hai fatto e qua è ritornato. Veramente brutto. Tocca al prete. Per cui tocca al prete, prete lo striscia.
Qua... sopra i picchi, sopra i spunzoni. No, lo faccio rimanere là a sto punto, che dici? Se no gli devo far giro così. Se tu poi riesci a arrivare qua, oppure lo mando qui. Se si attiva mi viene addosso. È vero che ho 3 ferite, ma a me mi ammazza quello. Ma no, dipende, no, forse no. Allora, te lo mando qui? Sì. E tiro il dado. Vai. Deve venire tipo il core pulsante e basta. Si attivano tutti i mostri, per cui questo arriva, questo mi arriva e questo si muove. Brutto questo. Questo è brutto. Questo deve andare due saccagliate e vai a terra pure tu, madonna. Brutta sta cosa. Hai fatto il peggio tiro di dado che potevi fare, volevo dire, qua. Beh, ne fatti di peggio, ne fatti di brutti, eh. Però questo in questo momento era quello proprio peggio. In questo momento era brutto vero. Brutto vero. Mo che fa? Rogue? Oie meno. Direi. Che vuoi fare? Me namo io. Te. Mannaggia, sono salato. Che vuoi fare? Niente. Ma poi mi manderei a battere pure a me. Quindi lo so. O me curo o lo devo uccidere. Non ci sono altri cacchi. Prova a curarlo. Cioè prova a curarti a sto punto, perché so tanto ti ammazza questo. Se non lo becchi ti ammazza comunque. C'è pure che non lo becco, Angelico. Ok. Dado. Vedi, se fa così, vedi col 6 e si becca. Per curiosità, eh. Ma ormai è tardi, vedi, l'avresti beccato. Allora. Dado, devo dire, Angelì. Ah, ritira il dado. Un momento potrebbe menare, A volte potrebbe menare due volte. Niente, si attivano tutte le trappole, per cui non succede nulla. Si attivano loro, mo? Fortunatamente. Si attivano loro due volte, per cui questo due volte te fa due danni. Questo si muove di due e questo mi fa due danni. Facendomi due danni io so K.O. Chiaramente due K.O. Chiave in mano. Tutte due K.O. cazzo. Guarda che avevamo recuperato questo. No, anche perché io c'ho una chiave e tu ce n'hai due. Una e uno ce l'ha lui la chiave, quindi tocca andare all'aiutare per forza a questo. Sì, ma tanto non fa monte. Adesso Vulcano sale a uno. E per cui il Vulcano è quasi in eruzione, ragazzi. Sì. È quasi in eruzione. Allora, sta l'archeologa. Si riparte. L'archeologa. Gli vuoi provare a tu dopo o ti venga da una mano? Ti venga da una mano? Come stai, vita tu? Venga, perché se io potevo continuare a esplorare, ma. Cioè, sono ancora tante tessere. Esplora, Angeli. Esploro? Sì, esplora. Sicuro? Sì, è tanto che mi devi. Allora, vado in esplorazione, e quindi ne pesco due. Forza. Tanto abbiamo perso. E qui ho spuntoni, no. Oppure c'ho una zona di spawn. Esplora vuol dire che c'entri dentro, eh. A quel punto no. La famo fini brutta? Tanto è uguale, per cui metto questo. Entro dentro e ci trovo la sorpresa come l'ovino Kinder, ma brutto. E mo' gli devi menà, no? Posso anche continuare a esplorare. Ah beh, certo. Però te becchi in danno. Perché ti becchi in danno? Capito, che devo fare? Cioè, provo. Menagli, no? Faccio esplorazione, io meno? Per me mi conviene menagli. Dici? Tanto mo' l'archeologa è bella incazzata. Però se scappo lui uno mi farebbe un danno comunque, però intanto almeno ho esplorato una tessera. Ma poi se fa due danni perché si attiva due volte e sei morta, Angeli. Mi frega niente. Così vabbè. Esploro, continuo a esplorare, perché pesco due tessere, cioè dobbiamo almeno fare, la figuraccia di aver pescato sto tempo, dobbiamo fare un pochetto. Ok, ho trovato una trappola e un'altra zona di spawn. Io direi che mi metto la trappola, esattamente così. Sì. E questo lo rimettiamo dentro. Ok? E mo tiro il dado. E c'è un crollo. Attenzione. E no, crolla. E se fortunatamente i crolli. 3. Crolla il 3. Non c'è. Eccolo qua. Ah sì, ci sta. Boom. E questo viene giù. Se c'erano loro era meglio. Se c'erano loro era meglio, lo so. Zapper. Il zapper che sta qua. Lo vieni qua a sto punto. No. No, è chiuso. Vengo di qua. Ok. Da sta parte, che devo fare? Tira il dadino. Cioè, insieme a te stava cercando. Crollo. C'è un altro crollo. 5. Se crolla il 5, 6, che era lì. Vabbè. Sta crolla tutto, perché giustamente il vulcano è quasi di eruzione, ci stanno i terremoti. Allora, il prete dov'ha? Qua su? Ah sì, va giù, fa il giro, tanto non prendiamo danni. Tira.
E sapevano tutti, per cui ecco, questa era brutta. Siamo è morti. Fatto, è fatto un'altra volta un tiro del cazzo. Siamo morti. Per cui siamo questo si attiva e viene qua. Questo te dà una zaccagnata, per cui vai KO. Questo si attiva e viene qua. E questo si attiva e viene qua. Abbiamo perso, Angeli. Aspetta. Ah sì. No, questo ti no, fa questo no, ancora no. Ancora no. Ancora no. Ecco, per quello ti dicevo io. Assurdo. Che cazzo tiri? Crollo. E devo tirare da dove lui, no? Sì. C'è un altro crollo, tira per crollo, non ci stanno tanti crolli, 4, non ci stanno altri no. crolli per cui si attivano. Il vulcano va a 0. No, non si attivano loro. E sono attivati adesso. Ah sì, giusto, perché sì, avevo tirato, ah sì, avevo tirato, no, questo... ah sì, c'hai ragione, sì, a 0. A 0, adesso il vulcano sta a 0, che significa? Almeno non si attiva, sì, perché è arrivato. Ah no, si attivano. Si è attivato col dado, infatti. Si attivano. Duzza cagnate. Per cui a me da duzza cagnate e prendo 2 punti ferita. E stai a 4. E sto a 4. E il resto non succede niente. No, però qui questo si muove 1, 2. 1, 2. Qua. Che qua se no è chiuso. Oddio, sì, devi fare un gioco. Faccio così. E quello sale a 0. Ma che succede? Io adesso devo tirare il dado, no, adesso l'attivazione loro. Quando dovrò sì. tirare il dado, esce nel momento stesso in cui esce la fiamma, automaticamente esplode il vulcano. Quando esplode il vulcano, vi dico quello che succede. Ok? Speriamo che succeda, no? Speriamo che non succeda, ma potrebbe succedere. Molto a te. Fino a che rimane lì, sta a me. Allora, o scappi, però ti becchi la ferita e mori e devi combattere. Allora, uno curi no, e devo, uno allora. Combatti. E poi mi arriva quello. Comunque, me curo di uno e poi provo a combattere sperando di fa un 4 più. Bello! E uno questo lo ammazzo. Però devo tirare il dado. E adesso... E ciò... Perfetto. Non è successo niente. Per cui... No, il zapper si muove. Ma il zapper si muove. Si muove. Dove è il zapper? Là. Zapper si muove. Si muove solo così. E questi tirano solo il dado. E potrebbero far scoppiare... Il zapper si muove. E ne so, purtroppo è così. Bisogna tirare il dado anche se sei giù. E si attiva un altro nemico qua. Ragazzi, bello. È brutale. Bello. Brutale, brutale, brutale. Bello, bello. Il prete. Lascialo lì. Lo lascia lì, ha deciso. Io che faccio bei lanci. Sì, vediamo subito. Ecco. Eccola qua, arriva la fiamma. Ha detto io faccio bei lanci. Oh, vedi? Bei lanci è una parola grossa. Giro. Che succede? Automaticamente il vulcano erutta. Per cui giriamo la nostra plancia. Si ingazza. Eccola qua, ve la facciamo vedere in dettaglio così, molto figa. Veramente molto figa. Ancora un po'. Il vulcano erutta e automaticamente che succede? La prima cosa che, nel caso in cui fosse presente, automaticamente la tessera, praticamente della fine del gioco, quella che dovevamo esplorare per poter vincere la partita, viene inondata e viene fatta diventare lava. Per cui anche nel caso in cui noi abbiamo le chiavi ma non abbiamo ancora esplorato tutto, lei comunque automaticamente a prescindere diventa esatto. lava. Diventando lava, esattamente come in questo caso, si gira e l'artefatto viene inghiottito dalla lava. Quindi va da sé che automaticamente questa catastrofe ovviamente distruttiva del vulcano, il tempo che comunque è passato via in maniera abbastanza... così non abbiamo esplorato così tanto perché siamo stati invischiati fra facendo un po' i calcoli non so quante crolli di tempio addosso lava, trappole spawnate dei nemici, nemici che arrivano da tutte le parti marche. Chiaramente ci ha rallentato un po' praticamente la partita botto. E questo ha causato il fatto che purtroppo sì, non riusciamo a portare avanti la missione perché il tempio sta per essere inondato completamente esatto. dalla lava, l'artefatto come dicevo viene inghiottito e di conseguenza lui che sta ancora in piedi non riuscirà poi a uscire nemmeno perché probabilmente rimarrà inghiottito dalla lava pure lui e mentre gli altri stanno lì che arrancano e perdiamo questa partita. Vabbè, sub chef a sub terra, doveva essere il tuo gioco sub chef esatto. E invece sub terra ci ha regalato una sconfitta suonante amara ma molto molto amara molto però ragazzi il gioco è veramente figo cazzo, cioè sentite la pressione di tutto quello che accade all'interno del gioco in maniera molto
sì, molto sì, forti, no, e poi chiaramente è in America, c'è cioè l'esplorazione, il dato, c'è cioè tutta la questione de culo, mazza, cioè, cioè, nel senso, però c'è figo perché vabbè, cioè, comunque te spacchi da ridere, però oggi veramente la sfiga e le cose più brutte che ti possa succedere all'interno di questo gioco che succedono, cioè non è ma oggi proprio tanto, oggi veramente tantissimo, oggi proprio secondo me lei ha detto l'archeologa sta pensando in questo, detto, certo nella propria giornata oggi dovevamo proprio venire, dovevamo andare a fare un'altra cosa, crollate due soffitti addosso, lei soffitti non so. Addosso insomma, non so, insomma infatti è terrorizzata, però adesso c'era pure la trappola, insomma. Era meglio che si attivava la trappola, si piava andando lì. Però purtroppo questo è il risultato finale del nostro Subterra 2, ovvero una catastrofe. Veramente bello, ragazzi. Bello, divertentissimo. Forse graficamente l'avrei gli avrei dato un tocco un pochino, non è brutto nemmeno così, però un po' graficamente l'avrei un attimino fatto il labirinto comunque il tempio fatto un pochino più avrei tirato fuori un pochino più dettagli, cioè qualche dettaglio in più, insomma, sì, l'avrei fatto un pochino più carini le stanze delle chiavi. Ecco, carine le stanze delle chiavi illuminate con le torcette, la chiavetta. Il resto è un po' rimane un pochetto anonimo, però ciò non toglie che il gioco è veramente molto figo. Le miniature chiaramente sono a parte, le trovate come add-on, esatto, perché erano sul Kickstarter, per cui insomma, però si trovano tranquillamente. E ci sono anche due belle espansioni che aggiungono mostri nuovi, aggiungono anche tessere nuove, un'espansione, e l'altra invece aggiunge 5 personaggi e si va a giocare l'avventura prequel rispetto a quella che già che conoscete. Devono portare questo? Devono portare questo esattamente al cuore del vulcano. 5 personaggi che sono i predecessori di tutta la storia che devono portare. Sarebbe figo pure. Esattamente. Molto bella anche quella. Cioè quelli si sono fatti in mazzo e portano mazzo qua. Tanto e noi, ci hanno fatto invece in mazzo tanto per tentare di recuperarlo. Insomma, non ci siamo riusciti. Ci riproveremo. Sappiate che ci riproveremo. Magari facendovi vedere anche una delle due espansioni. Cioè certo, il gioco è molto veramente sì, molto sì, vero, veramente. Per cui grazie veramente di cuore per essere stati con noi. Vi ricordo che il gioco lo trovate da Christian, dal nostro amico Christian di LS Giochi, con lo sconto Chef 10. Grazie al sub, grazie a te grazie insomma relativamente, grazie, perché ho fatto certi dei dati impressionanti. Per cui vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, e chiaramente noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo gameplay. O quando mi pare! Magari non sotto la lava. Manco sotto un crollo. Ciao a tutti, grazie.